Buonasera amici e amiche del canale, ben ritrovati dal vostro Dante, benvenuti in questa nuova live. Eccoci qua, come al solito amici, soliti saluti di rito, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere tanti like propiziatori. Eccoci qua, tutto pronto amici. Allora, intanto salutiamo Giovanni Lore, Ileana Carissima, Peppino buonasera, Diavolo Rosso buonasera, Gabriele Vacca, Tommaso Fusco, Vincenzo Lombardo, Roby Day carissima buonasera, Leonardo Fiume, Joe grazie per il bentornato buonasera, buonasera Sporticus,
Quanti siamo? Siamo carichi, amici, stasera. Mamma mia, quanto mi siete mancati anche voi. Dandolo ci racconta tutte le porcellate che ho combinato. Giuseppe Mascherpa, buonasera, buonasera. Vediamo se non mi sono... Francesco Vecchio, buonasera. Antonio Iore, buonasera. Faggio Michele, come stai? Ti vedo splendidissima, furono amici carichissimi. Finalmente siamo tornati. Mi siete mancati un sacco. Mi siete mancati un sacco. Io direi subito di iniziare a scaldarci. Allora, che ne dite? Ho visto che in mia assenza sono uscite una quantità di slot veramente, veramente corpose. Pietro Gatti, buonasera, come stai Leana? Raga, sono veramente carico, sono un po' in look islandese. Adesso partiamo subito. Ma raccontatevi voi come è andata, ho seguito qualcosina. Intanto iniziamo subito a scaldarci. Amici, come al solito, fatemi sapere se mi sentite bene, se mi vedete bene, se è tutto a posto e soprattutto se siete carichi per questo ritorno. Eccoci qua. Allora, la slot ce l'abbiamo. Dante, è successo di tutto e di più. Adesso ne parliamo. Allora, ma mettiamola. Scaldiamoci, riprendiamoci. Partiamo tranquilli. Abbasso un pochino la slot. Sabina Falcone, buonasera. Successo tutto di più, raga. È stata in Islanda un'esperienza pazzesca. Mo piano piano vi racconto. Mentre abbasso un attimo qua il mio volume, perché è troppo alto. Raga, è stata un'esperienza fuori di testa. È stata un'esperienza veramente fuori di testa. Non pensavo. Ha superato ogni mia aspettativa. Ha superato tutte le mie aspettative. Buonasera Marcello e grazie. Raga, è un posto veramente, non lo so, è indescrivibile, raga. Giovanni Catano, buonasera, grandissimo. Raga, è indescrivibile, cioè i paesaggi cambiano in continuazione, è un posto relativamente piccolo, non c'ha neanche mezzo milione di abitanti. Segore Hunter, buonasera, hai assaggiato lo squalo fermentato? No. Qualcuno con me l'ha assaggiato, ma non ero molto interessato. Mi hanno detto che non era neanche granché. Gaetano Cimino, buonasera. Dante, è la faccia di uno che si è tinderato anche l'albero. Ho saputo che un uccellino ha spifferato qualcosina. Amici, buonasera, ben ritrovati. Che bello, mamma mia. No, raga, è stato veramente una roba fuori di testa. Ho visto posti che non pensavo di vedere, colori che non... Non lo so, raga, è veramente qualcosa di pazzesco. Tipo, ho fatto la Ring Road, quindi praticamente ho fatto tutta la parte esterna in 3 settimane, in delle case, raga, che non vi dico che spettacolo. I testicoli di montone, no. Quindi, poi adesso piano piano vi racconto. Mettiamolo, iniziamo il ritorno con un bonusino. Pietro Gatti. No, raga, è straconsigliato, è un po' caro, onestamente, perché comunque la corona islandese, raga, cioè, è una roba fuori di testa. Però, vabbè, insomma, si fa. Però, raga, ne vale veramente la pena una volta nella vita. Vi dico solo che ho fatto snorkeling, quindi immersione subacquea in uno dei punti dove c'è l'acqua più pulita al mondo, dove tu nuoti, dove si può bere. Cioè, già quello è stato veramente assurdo. Buonasera e bentornato. L'importante è che ti sei trovato bene. Sì, Marco, benissimo. Bentornato Dante. Siamo qui per questo, per spaccare tutto. Nel frattempo, amici, vi ricordo che se non siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale di Kick. Perché avete visto i nuovi progetti. Me ne vado un paio di settimane. Mettiamolo. Quindi vi metto il link. Dovrebbe vedere. Sì, eravamo preoccupati che non sareste tornate troppe voci strane. Che voci strane c'erano? Raccontami, Sporti, come voci strane. Dove me ne vado, amici? Non me ne vado proprio da nessuna parte. Anzi, sono tornato felicissimo di restare. Curioso, però, raccontatemi gossips. E niente, raga, ho partecipato poi a un progetto per cui non posso dire tanto perché ho firmato un NDA. Però, raga, delle tecnologie veramente assurde.
Ragazzi, mentre Dante racconta, mettete tanti like. Steven, buonasera, amici. Rush, 100 like, siamo 71. Ce la possiamo fare, intanto arrivare a 100. Mariano, sono stato 3 settimane in Islanda. E non era facile fare live da là. Quindi ci ho anche provato, in realtà. Avrei voluto, però poi ho visto che comunque non era fattibile. Mi stavo ma infatti, raga, succede che uno si dimentica di mettere like. C'è stato riferito che li volevano assumere come gigolo. Io veramente, che pazzo. Che te la facevi con i trichechi? E no, comunque ho partecipato. Per chi non lo sa, io lavoro con aziende che sviluppano videogiochi. E c'è questa azienda con cui io lavoro, che non posso. Ho visto l'Aurora 3 volte, raga. 3 volte. E l'ultima volta è stata una roba fuori di testa. Comunque ho lavorato con questa azienda, insomma, con questa software house, che usa una tecnologia fighissima dove scannerizza i posti. Scannerizza proprio in 3D i posti. E poi li mette in digitale uno a uno. Una roba fuori di testa. Grazie Vincenzo. Grazie Marco. Buonasera Nicola. Bella Mariano. Buonasera ex Slottini. Che bello, raga, che bello. È stato molto intenso. Infatti sono anche contento di essere tornato, onestamente, perché a un certo punto. Ma c'ho avuto un culo, raga, anche col tempo. Cioè. C'ho avuto un sacco di giornate di sole. Grazie Nicola. Veramente, veramente, veramente uno spettacolo. Uno spettacolo. Che fai adesso? D'Artagnan, fai Dante. Cosa? Non l'ho capita. Speriamo di scudare qualcosina stasera per ripartire con il piede giusto. Per ripartire con il piede giusto. E comunque, raga, l'Aurora Boreale l'ho vista 3 volte. Vedrò sinceramente le prime 2 volte. Quello che vedete intanto nelle foto. Se fai una foto con l'impostazione alta esposizione, è più un fake. Mettilo. Ti sei fatto crescere. Ma sì, raga, mi sono un po' lasciato andare nell'Islanda. Anche i capelli è ora che li taglio. Adesso mi sbarbo tutto. Mi sistemerò nei prossimi giorni. E la farà la madama. Possiamo farla, possiamo farla. Ma oggi mi voglio un po' scaldare. Sospingiamo un pochino. Proviamo qualche slottina nuova. Che non ho ancora provato. E poi vediamo. Poi vediamo. Facciamo un po' di chiacchiere. Vi racconto un po'. Quindi vi raccontavo l'Aurora Boreale. Che la prima volta che l'ho vista, non è che ci fosse. Cioè, è bello, per carità, però non è che fosse chissà che. Vedevi un pochino di verde, vedevi un pochino di movimento, come se ci fosse un taglio nel cielo. Roberta, buonasera. Però se vedi le foto, ti si crea un'aspettativa. Grazie del like, Vincenzo. Ti vedi delle. Non so se avete visto delle. Ormai sarai Danternian. Mi piace come soprannome. Se vedete le foto, vedete un cielo verde, pazzesco, una roba clamorosa. Grazie, Salvo. Buonasera. Tommaso Tamaro, buonasera. Ben arrivati amici, a parte l'Aurora Boreale parliamo di donne, ci arriviamo, poi vabbè. E quindi le prime 2 volte, raga, che l'ho vista, non è che fosse sto granché. Mario di Suba, carissimo, buonasera, ben ritrovato. Comunque tanto ti vedo molto più ingrassato, sto bene, raga, sto bene. E sta una bomba. Ah, Slot of Stars, amici, buonasera, ci copri le slot, come? Che anche voi state giocando. Devo recuperare con tutti i nuovi rilasci, amici. Devo recuperare con tutti i nuovi rilasci. Sono un po' indietro. E questa poi l'avevo già rilasciata, prima che partissi, ma non la trovavo mai. Facciamo scalare il cuore di Dante con i super like, grazie. Finalmente sono tornato, amici, un piacere, finalmente, davvero. Sono un po' ingrassato, no? Ma sarà questo che mi ingrassa, amici. Sarà questo che poi tra un po' me lo tolgo perché ci scaldiamo. Appena parte una win, spacchiamo tutto stasera. I sogni segreti di Walter Mitty. Film che tra l'altro è stato visto durante il viaggio. Mettiamo un bonus. Domenico Chisari, buonasera. Su un pollicione, Dante, ma che è quel raga, mi sono lasciato crescere un po' di cose. Siamo solo a 91 like, crash a 100, amici. Simone Quarta, buonasera. Il piacere grandissimo, raga. Nel frattempo vi ricordo, amici, di iscrivervi anche su Kick. Se non siete ancora iscritti, anche gli amici. Ah, Mr. Fedeta. Anche lì, amici, bastano 2 click, uno per aprire e uno per iscrivervi.
Mister Fede Titan, carissimo, buonasera. Ben ritrovato, Ferjad, buonasera, amici, bentornati. Mettiamo il primo bonus della serata, oppure? Dai. Dai. E quindi... Vi dicevo, le prime due volte che ho visto stava benedetta Aurora Boreale, sono rimasto un po' deluso, perché ti vedi queste foto dove è tutto verde, dove è tutto... boh, colore verde, rosa, eccetera, eccetera. Mentre la terza sera, che non me l'aspettavo, a un certo punto ero con un gruppo di persone, diciamo, di amici che ho conosciuto. Ma va a cacare. E la ragazza a un certo punto impazzisce perché fuori dalla finestra vede sta aurora boreale, raga, che era clamorosa. Waze, buonasera. E quindi sono uscito fuori, raga, cioè, non lo so, sembravano gli incantesimi di Harry Potter nel cielo, verdi, che si muovevano tutte. È stato veramente pazzesco. Photoshop nordico. Forza con i like, ragazzi, facciamo vedere a Dante quanto ci è mancato. Grazie, raga. Ti sei defusilizzato in Islanda? Oggi siamo qui per scaldarci. Dante, prendi la gatta. Alla faccia del piffero sei cambiato, ti dona questo look. Mi sono un pochino fatto lasciato andare. Ma è vero che in Islanda non hanno idea di cosa sia il bidet? Assolutamente non hanno idea di cosa sia il bidet. Amici, basta un click per il like numero 100. Partiamo carichissimi questa sera, su. E quindi, raga, ho visto la terza volta questa benedetta aurora boreale. È stata... vabbè, ce lo fanno usare questo bonus. Buonasera Francesco Zappia. E l'ultima volta, raga, l'ultimo è stato uno degli ultimi giorni, ho visto una roba boreale clamorosa e sembrava veramente finto il cielo. Una vita senza bidet è come una vita di merda. Dante, ti trovo una favola, grazie Eliana. Vogliamo la Madonna con la duchina. Vediamo, capiamo, amici. Occhi puntati sui like, assolutamente. Sono mancati i tormentori, occhi spuntati. Ok. Siamo superati i 100, amici, prossimo step 150 likes. Mi raccomando, questa sera. Per ora da 3 sei un pochino ingrassato. Sto meglio. Comunque, io raga sono 1,87 m per una settantina di chili. Secondo me è questo che mi ingrassa un pochino, perché è bianco. Poi dopo lo togliamo quando spacchiamo qualcosa, perché già mi sto scaldando, amici. Sono troppo felice. Comunque mi raccomando, anche quality check solido, mi sentite bene, mi vedete bene, che abbiamo aggiornato qualcosina qui oggi. Attenzione, le uova! Poi sono curioso di vedere i nuovi meme. Sei alto quasi 1,90, sì, 1,87. E sono un pochino sottopeso, quindi... bentornato, grazie Angelo, grazie. Vi adoro tutti i moderatori, assolutamente, raga, mi siete mancati un botto. Un botto. Infatti sono super contento. E avrei voluto provare a fare live. E alla terza ora hai capito. Esatto. Dante, alza un pelino. Certo che alzo il volume della slot. Dante, con questo nuovo look ti fa più maschio. Ok. Vabbè, raga. Sì, ci sta. Devo dire che la tua assenza è stata una sofferenza. Ma raga, ma mi siete mancati un botto. Ve l'ho detto. Ogni tanto mi mandava di provare a collegarmi. Ma dall'Islanda, raga, era impossibile. Era veramente impossibile. Perché pensavo la connessione sarebbe stata meglio. Quindi non ho detto niente in anticipo. Perché. Pensavo, speravo che mi sarei riuscito a collegare con una sorpresa. E invece, raga, la connessione. Ma che tensione le uova, le pazza. Buonasera, grande Dante moderatore. Angelo Bianca, carissimo, buonasera. Amici, come state? Come andate? Ti devi comprare la spada di D'Artagnan. Dante, ho quasi preso la Max Win, la Zebe 1000. No. Ma che ti ha sparato? Dopo ci andiamo a spaccarlo, il maledetto. Wiz, che ti ha sparato in Islanda per vacanza? Beh, io raga, sapete, per chi non lo sa, io viaggio, cioè io faccio il, si dice banalmente, digital nomad, anche se non mi fa impazzire come termine. Io lavoro da remoto e quindi giro abbastanza. E quindi mi sono fatto 3 settimane in Islanda perché mi andava di vederla da tanto. Io ho un bonus qua, poi ce ne andiamo. Le novità sono che Merlino diventa papà, lui si sposa e la gatta ha avuto 3 amanti. anche tu ci hai mancato in tua assenza. Molti stavano chiedendo di te, amici. Ero in Islanda, sono tornato. E ora, eccomi qua, su con i like. 14.500 per minchia. Mettiamolo, madonna, stava lì. Amore della mia vita, sera ire. Tanto il 18 marzo ragazzi, la nuova Sugar Rush 1000. Attenzione, altre mazzate. E raga, mi sono perso un bel po' di rilasci.
Sappi che anche in tutte le live abbiamo chiesto di te. Grazie di cuore, apprezzatissimo. Amici, se vi siete appena sintonizzati, controllate di aver messo like per supportare la live e aiutarci a crescere e a far comparire le nostre live a altri amici. Adesso ci vuole una super... raga, ci vuole una max win. Amici, nel frattempo io vi rimetto il sito di Kick, dove se non siete iscritti mi raccomando andate ad iscrivervi. Sta tastiera che va in freeze. Adesso ci vuole, sappi, Ah, che bello. Poi amici, adesso si riprende a fare live, quindi carichissimi. Ora la cambiamo. Anna Gianetti, buonasera, grazie di cuore. Metti bonus. Voglio un bonus. Poi la cambiamo, raga, la cambiamo. Comunque questa è la prima volta che la gioco, Vorrei sculare un bonusino. Lo mettiamo? Si blocca? Oh! Uomini di poca fede, iniziamo a capire, iniziamo un primo bonus. Ci vuole la pazienza, amici, ci vuole la pazienza. Adesso che ci dai? Maledetta. Occhi puntati, amici, controllate di aver messo like. E andiamo con il primo. Comunque ho distrutto la Dante, come noi rilasci già giocati da Merlin e Luke. C'è la non limit, la possessed, spaccala. Rosario Crimi, buonasera. Andiamo con il primo bonus, amici. Capiamo un po'. Ho capito, sono arrivati buoni, Anna Gianetti. Coincidenza, io non credo proprio. Roberto Faris, buonasera, ben arrivato. Non fare cacare. La riattiva almeno. Moon Priest 108k di vincita, bet 20, minchia. Non so come verificarlo, però te... non mi sono perso. Ma guarda tu come poteva. Adesso mai più. Interessante sta Banquet of Dead, Peccato che non ha pagato un cazzo. C'è un'altra cinquantina. E poi andiamo. Parliamo di Giovanni Gatto, ahimè. Cos'è successo? Che mi sono perso? Mi sono perso qualcosa. E va bene, va bene. Comunque, raga, se non ci siete mai stati, io l'Islanda ve la straconsiglio. No, ma che stai di... Nuova Big Bus, ma la Float the Boat? Che cesso, manco uscita paga la miseria, siamo anche a bet basso. Però, sì, comunque ha fatto cacare. Comunque, tornando all'Islanda, amici, poi parleremo anche delle tinderinate. Però, è veramente assurdo quanto in un posto così piccolo, relativamente piccolo... lo scenario dell'ambiente cambia costantemente. Sono punti in cui vedi il mare, vedi le montagne, vedi la parte rocciosa. Come è andata la vacanza? È andata bene, lavoravo comunque, quindi diciamo, è stata una vacanza un po' a metà. È stato un viaggio più che altro. E molto bene raga, è stato veramente stupendo. E ho fatto la Ring Road, quindi praticamente ho girato tutto intorno all'Islanda. E... ma guarda, stava lì, porco due. Non hai altre notizie? Ok, tutto... Dai! Un altro bonusino! Porco due, speriamo di no! Speriamo di no, raga! Mannaggia! Mannaggia! Porco due! Va bene amici, va bene. Mentre voi che mi raccontate? Che mi sono perso? Ho recuperato qualche video quando potevo. Però magari mi raccontate voi qualche storia succulenta. Anche di tutti i nuovi rilasci, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Il ritorno del professorone, Giacomo Maria La Barbera, buonasera. Dante, altro nuovo rilascio già giocato da Merlin nella Big Bus dei Atreides. Ah, l'ho vista in un video, mi sa. No, l'ho recuperato su una live.
Verificherò e vi farò sapere, grazie Sporticus. Del resto tutto normale. Capito, capito. E questa, Mario, me la chiedevi? Me la chiedevi prima che partissi, ma non la trovavo. Oh, dai! Insistiamo, amici, crediamoci. Oddio, se fosse quanto mi dispiace. Speriamo di no. C'è Fuoni altro che Win da Luke e Merlin. Ma la Big Bass, Dante, ripigliamoci tutto quello che è nostro, eh sì. Dai, su. Spacchiamola, sta maledetta. Occhi puntati, secondo bonus. Potrebbe essere quello buono. Tutti sti coccodrilli. Questa è stata rilasciata 3 giorni fa. E allora sono sbagliato. Qual è che mi chiedevi prima di partire che non sono riuscito a fare? Giovanni Lore, buonasera, vi siete mancati anche voi. Stiamo parlando tanto del fatto che fuori... No, ho capito quello, ho capito. Speriamo di no. Alla suite gli ha sparato 3 volte 100 per senza... No, vabbè. Che... Alberto Valente, buonasera e grazie. Dante, ma com'è? Come sono le islandesi? Ne parliamo. Dante, non ti andare più che ti banno. Assolutamente, amici, non mi vado, non me ne vado da nessuna parte. La dinamite boost. Comunque che schifo pure questo, mamma mia. Dante è sparato sulle islandesi. Mo ve lo racconto. Fatto più cacare di quello di prima. Proviamo a fare una cinquantina, una ventina, bet 5. Per capire un attimo. Buonasera Dante, Zebedeus, ce lo facciamo, Zebedeus non scappa, amici. Mettiamolo subito. Mettilo subito. Sì, ciao. Importante è crederci. Siamo a 122 like, amici, lascia 150. Amici, basta un click. Dante, Luke e Tony non reggono il confronto, tantomeno la chat. Amici, ma andiamo. Mi raccomando, amici, se non siete ancora iscritti, andate a fare un saluto ai nostri compari. Come sono le vacanze, ragazzi? Una bomba, una bomba. Grazie, grazie. È andata benissimo. È andata benissimo. Sopra ogni aspettativa. E raga, le islandesi non sono per niente male. Poi vi racconto con calma. Sempre mantenendo un po' di decoro, però mi raccomando. Lascia 150 like. Alessandro Sacchini, buonasera. Buonasera amici, buonasera, ben arrivati. Amici, se non siete iscritti andate a iscrivervi, mi raccomando, all'All Star, nuovi progetti, no, tanta qualità, io sono carichissimo. Non vedo la... Ryan, buonasera. Buonasera. Tanto più basta la pagata che il bonus di prima, tra un po'. Ok, che è bet 5, no? Ci vorrebbe un bel bonusino a bet 5. E poi andiamo via. Quella che ti chiedevo sempre è la Pompei. Ma la Pompei poi l'abbiamo fatta una volta, ci ha massacrato. Merlino ti ha già prenotato. Bentornato Peppino, grazie. Che ha prenotato? Visita la prossima cosa? Perché? C'è una ventina, dai. E poi cambiamo. Grazie Antonino, grazie Antonino, buonasera. Grazie raga, siete veramente... dei grandi. Grazie, troppo gentili. Sì, sì, sì. La Pompei magari la riproviamo, raga, ma certe mazzate. Madonna. Comunque già mi sto scalando, questa me la devo togliere. Va bene, dai. Ha fatto il suo, sta cessa. Ce ne andiamo. Ci ho comunque mantenuto più o meno. Però che palle. Siamo a 133 like, amici. Basta un click per supportare il canale. L'ultimo bonusino. Buttalo dentro. Buttalo dentro. La dinamite boost è molto bella. Ok. Poi ho visto tante slot, tipo quella del drago, Slay the Beast lì, come si chiama. Ti vedo un po' sciupato. Buona. Come un po' sciupato? Mi dicono che mi vedo ingrassato. Good luck from New York, Vinny Faraone. Grazie. Come un po' sciupato? Sono carichissimo, amici. Mai stato così carico. Chess. Va bene, ce ne andiamo, raga. Se ne andiamo, se ne andiamo. Andiamo a fare un'altra slot nuova che non ho ancora provato. Sperando di iniziare a spaccare qualcosina. A spaccare qualcosina. Ci continuiamo a scaldare un pochino.
Tac. Quella del drago, poi magari la facciamo. Come si chiama? Beat the Beast? Andiamo alla Zebe 1000, poi la facciamo alla Zebe 1000, raga. Facciamo questa qua pure, che ancora non l'ho provata. Capiamo, amici. Ci scaldiamo. Poi dopo a Zebedeus, amici. Vi ricordo come ci siamo lasciati con Zebedeus, per chi non c'era. Un bel 250 per spinnato. Questa è alta volatilità, già. Vediamo un po', magari si scula qualcosina. Come vi dicevo, voglio provare un po' di slot nuove, visto che non ho avuto praticamente occasione di giocare mai quando ero in Islanda. Anzi, non ho mai giocato. Anche perché ormai gioco solo più in live. Perché è tutto un altro gusto, amici, giocare con voi. E fare minimo 150 giri prima di bonus, ok. Va bene, la apriamo con calma. Magari ce lo dà. Non abbiamo fretta. Magari poi si attiva la turbo chiappa. Magari, quanti ne deve da 3? O 4? Di scatter. Non lo sappiamo, Ileana, non lo sappiamo. Ma sì, mettili più lontani. Prova la nuova Gears of Horus. Ok. Sporti che ha visto un necrologio di un certo gatto si informerà meglio. Esatto. Turbodante. Capiamo, amici, capiamo. Ok, è arrivato il momento, raga. Io mi sto scaldando qua. Sto scaldando, amici. Eccolo! Madonna se lo mette subito. Parte il popopo. Eccoci qua. Iniziamo a fare sul serio, un po'. Ah. Attento alla pancia. qui. Entra. Mettilo subito. Ah. Ci avevo creduto. Io sapevo che era malato, ma non fino a che punto. Io non sapevo niente, raga. Non sapevo niente. Dante, poi hanno giocato una slot pericolosa su Giulietta. Poi la Joker Split, l'ho visto il video della Joker Split. 9 like a 150, amici, controllate. Basta un click, vi raccomando. Su con il pollice. Grande Steven. Aspetta che mi metto. Ok. Amici, se non siete iscritti ancora, mi raccomando, andate subito ad iscrivervi al nuovo canale Slots All Stars. Sono in live adesso, Antonio. Ok. Fatemi verificare. No, ma infatti. Con Luke. Quindi mi raccomando, amici, anche lì bastano due click. Uno per aprire, uno per iscrivervi. Andiamo a mettere tanti like per supportare la famiglia. La community. Dante, ciao, finale. Raffaele Dell'Anna, carissimo, ben ritrovato. Sto molto, molto, molto bene. Grazie, te come stai? Dante, hai provato quella nuova della Elk? No, raga, non ho provato nessuna di quelle nuove. Sono appena tornato. E sto recuperando, quindi in questi giorni le rifaremo tutte. Quindi amici, occhi puntati. E andiamo. Ho fatto la Banquet of Dead che non avevo mai giocato. Ora questa qua che non avevo mai giocato. Lascia 200 like. E amici, mi raccomando, anche perché questa benedetta Max Win deve arrivare prima o poi. Chissà dove. Mario, non vai nell'altra live. Buonasera. Amici, mi raccomando, un saluto caloroso, fatelo. Ai nostri look. Ethan, buonasera. Ethan. Michele Olivieri, buonasera. Ben ritrovati, amici. Che bello.
Mo torniamo carichissimi a spaccare tutto. A spaccare tutto. Bentornato Dante, raccontaci delle tue vacanze. Luciana Chidotti, grazie, buonasera. Mi stavo raccontando. Avevo appena finito di raccontare prima Bomber, buonasera carissimo. Era ora, eccomi qua, eccomi qua. Adesso non me ne vado più, amici, non me ne vado più, tranquilli. Ho avuto appunto di raccontare che ho visto l'aurora boreale. E se inizialmente c'ero rimasto male, si è divertito moltissimo. Inizialmente c'ero rimasto male perché dicevo che, che se tu vedi su internet quelle foto con tutto verde, tutta quella roba, è un pochino fake. Cioè, nel senso, se tu fai una foto ad alta esposizione quando c'è l'aurora, col telefono vedi tutto bellissimo, vedi lì, vedi un pochino di verde, che più che altro ti setta un'aspettativa esagerata. Mentre l'ultima sera, una delle ultime sere, l'ho vista per la terza volta e era veramente fantastica. E niente, raga, l'Islanda è pazzesca perché comunque c'è tutta una serie di... Ci sono voci che diventi babbo. No, raga, no, no, assolutamente no. Assolutamente no. E ci sono dei paesaggi che cambiano in continuazione da parti innevate a parti rocciose, c'è il mare, fiumi. Dante, dalle due botte alla tua amata 9 to 5. Vediamo, Angelo, vediamo stasera un po' come... Oh. Due garantiti. Oh mio Dio. Mettilo. Non fare cacare, dai. Ma va a cacare. 9 to 5. Ciao carissimo Dante, bentornato. Mi è mancata Antonietta Barbaro, buonasera. Boh raga, questa tocca farne fa altri 50. Ma voglio pusillare un po' stasera. Voglio scaldare, amici. Spinge questa comunque, eh. Dante, da cuoco italiano come si mangia? Bella domanda. Buonasera Dante, grazie Angelo, buonasera, tutto molto bene, tutto molto bene. Raga, si mangia discretamente, onestamente. Costa tanto, cioè se vai a cena sui ristoranti si mangia bene. Io sono stato su diversi ristoranti, si mangia bene. Se fai spesa, mi è capitato anche di cucinare, sapendo cucinare chiaramente, te la cavi. Raga, non è... Non ne vale la pena per quello che costa. Cioè, costa veramente tanto, raga, costa veramente tanto. Poi c'è una tassa sull'alcol folle, cioè se ti vuoi una birra normale ti costa 12 euro. Finalmente, ben trovato Dante, come sono andate le ferie, lavoro? Alex, buonasera carissimo, ben ritrovato. Raga, comunque lavoravo io, non è che ero in vacanza, solo che lavorando da remoto posso viaggiare e lavorare. Quindi non ho proprio ferie, ecco. Però sì, è andata benissimo, stavo appunto raccontando un po' di cosine. E poi piano piano continuo a raccontare. Amici, siamo arrivati a 151, prossimo step 200 likes. Grandi raga, basta un click, quindi controllate amici se vi siete appena sintonizzati. Madonna come mangia questa. Come è ingorda. Dante, non so se è il faretto che usi, sembra di vederti in bianco e nero. Capiamo, capiamo Mario. Sembra strano. Possiamo cambiare la luce, possiamo cambiare. Dove sta? Vediamo. Vediamo così, vediamo così. Così forse è meglio. Dante, io sono iscritto di là, ma mi si blocca ogni 2x3. Ma dove? Prova su Kick, prova su Kick. Qui mi vedete meglio, la luce è un pochino più colorata. Perché era l'alfaretto bianco. Oh. Ci ho distratto un secondo. Già va meglio. Poteva fare qualcosina di più. È ora di passare anche su Kick. Hai preso colore. Hai preso colore. Ma è l'alfaretto bianco, si vede. Ma io posso anche... Oh, cacare di nuovo. Posso anche intervenire mettendo un pochino di correzione colore, saturazione. No, troppo.
No, forse così no. È proprio colore. Vabbè, così secondo me ci siamo. E ora di passare anche su Kick Amici, vi metto anche il link di Kick dove. Ok. Colore più caldo, esatto. Così perfetto, ottimo. C'è un'altra cinquantina. Spero che lo butti dentro. Perfetto, perfetto, perfetto. Non lo cambiamo più, eccoci belli colorati, amici. Solito quality check, quality check. Questa è veramente tremenda, comunque. Comunque, Antonietta carissima, è davvero sempre un piacere. Ma si blocca ogni 2x3 la live su YouTube di The Slot All Stars, oppure? Non ho capito, Angelo. Giuseppe, scusa. Non va. Non va. Dante, che animali hai visto in Islanda? Non si blocca più. Perfetto, Raff, grazie. Kick mi si blocca. Strano che poi Kick si vede meglio in genere. Raga, ho visto. Che animali ho visto? Ho visto delle foche. Ho visto i cavalli islandesi, raga, sono bellissimi. E ho visto reindeer. Come si dice reindeer in italiano? Scusate, raga, ma sono tipo boh, 3 settimane che non parlo più italiano. Reindeer, qualcuno mi aiuta? E non ho visto gatti, purtroppo, raga. E vi è tornato Dante, già la torre carissima, buonasera. Dante, la tua compagnia mi è mancata molto, raga, mi siete mancati un botto anche voi, infatti sono super contento. Ho visto le foche, assolutamente sì. E... reindeer, no, le alci, no, le alci. Perché alci è Elk. Concetta Muriel, carissima, buonasera. Navan, buonasera, amici, ben ritrovati. Le renne, ho visto le renne, grazie Mario. Grazie, le renne. Ma non ce la posso fare. Le renne, le renne, le renne. Sì, sì, sì. Bellissime. I cavalli pure sono molto fighi, raga. Grazie Alberto, grazie Alberto. Come va Napalm? Ben ritrovato, ben ritrovati amici, che bello. Che bello. Ma non me ne vado più, Ve lo leggo, ve lo prometto qui. E... amici, arriviamo a 200 like nel frattempo. Se vi va di supportare il canale, da aumentare la reach. Vabbè, questa abbiamo capito. La possiamo abbandonare. Come va Concetta? Taglia i capelli però, lo so raga, sono... il clima islandese, raga, mi proteggeva dal freddo. Comunque raga, non ha fatto molto freddo, Dante, sto seguendo la live direttamente dal pronto soccorso, mi sono slogato un capezzolo mentre giocavo a dama. Ok. Poi mentre leggevo la storia nella mia testa prendeva nuove forme. Lascia 200 like. Ciao Dante, dove stai giocando? No raga, sono in Olanda, in questo momento sono ad Amsterdam. Bella Dante, come stai? Un saluto da Monaco di Baviera. Pompeo, buonasera. Comunque Luigi, buonasera. Bene, spero anche te, benissimo, benissimo. Raga, io voglio fare altri 20. Tarara, tararara. Io sono su cose che succedono, dai. Di slogarti. Ah, Luca, buonasera, grande. Eccoci qua, eccoci qua. Carichissimi, carichissimi. Amici, vi invito come nuovamente a iscrivervi, se non siete ancora iscritti, al canale Slot All Stars, che sono in live anche adesso, gli amici. Grande. Occhio che Amsterdam è pericolosa, ma ci ho vissuto 5 anni ormai. Grande Luca, un piacere, un piacere, un piacere grosso. E... la Zebedee House normale è gravida, attenzione. Dopo la facciamo... la sfidiamo, la maledetta spinniamo, la spinniamo raga, perché ultima, dopo l'ultima volta io la voglio spinnare la maledetta. Non so chi ci stava raga, una delle ultime live prima che partissi. Comunque sì raga, mi devo assolutamente tagliare i capelli. Mettilo! Ma va cagare. Puledre ne hai conosciute, a sufficienza, direi a sufficienza.
Raga, prima che partissi ho fatto la live, ha sparato spinnando 250 per, sono partiti quasi 7.000 euro. Quando eravamo partiti? 7.000 euro se non sbaglio. Spinnando il maledetto. Sì, raga, mi devo sbarbare, mi devo... tutto. Raga, io un bonusino qua lo volevo vedere comunque. Oh! Adesso metti quel maledetto, metti quel maledetto. Allora metti quel maledetto. Buttalo dentro. Ma va a cagare. Ma a cagare. Che cessa. Cose che capitano. La scorsa settimana dal dentista ho avuto un crampo all'alluce e ho avuto una lesione muscolare al bicipite femorale. Dante, ma la chiappa come la vedi? Stiamo cercando di capire, per ora. Secondo me la botta deve ancora arrivare. Luigi Comito, buonasera, sto molto bene. Te come stai? Dante, se alzi il beta 5, guardo solo te, non faccio quella. Mo' raga, siamo in esplorazione. Nei prossimi giorni avremo modo di alzare il livello dello scontro. E vediamo anche qui come gira la live, perché se sculiamo qualcosina. Con piacere, sapete come mi piace. Dante, ti pago 6.900 euro, ok. Quasi 7.000 euro, esatto. Io raga non mi ricordo neanche più quanto paga slot, cioè. Buonasera a tutti, Maurizio Ferrari, grazie di cuore, buonasera, come stai? Raffaele, ma sei fatto di rego? Metti questi porci maledetti, buttali dentro. Madonna, mettilo. La cambiamo subito. Oh! Occhi puntati! Finalmente! Terzo bonus della sera! E adesso non fare cacare, maledetta. Durante il periodo che è stato offline hai giocato comunque le slot? No. No. Yes, Merlin e Luke sono mazzate da quando sei mancato. Speriamo di portare un po' di turbo chiappa, amici. E controllate di aver messo like. Occhi spuntati. Capiamo, capiamo. Italy Gamer. Dai, all'ultimo free spin tutte le wild frame si trasformano in simboli wild. Ah, dai, cacca sti 500 euro, ci accontentiamo, dai. In amicizia. Sono arrivato, occhi spinnati. Allora? Ma è azzuppato in Islanda, Capiamo. Capiamo. Ma allora ormai giocano super aggressivi, poi sempre alti. Non... vabbè, ma ci sta. Dai, non fare cacare. Non fare cacare, bonus maledetto. È mezz'ora che ti aspetto. Madonna. Eccolo. Se non mette qualcosa, la banno. Metti altro elmo. Metti l'elmo. Wasteland è grande, felice, buonasera. Idem, tu l'hai messo in live, amici. Che schifo, raga. Che schifo. Cioè, hai girato per un quarto d'ora per dare un bonus 40 euro. Ste probosci di maledette. Che pasto, serze. Andiamo via, va. Allora, ce la fa? Maledetta. Che cessa. Che cessa. Allora, continuiamo a tema guerriero. No, amici, andate su Kick. A parte, vabbè, che c'è All Stars. Sono... c'è Luke. 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 Skywalker, cioè Luke su Kick. Amici, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Slot All Stars. E andate su Kick a fare un saluto ai nostri amici. Grazie Luigi delle Noci. Vi metto anche il link di Kick. Mi raccomandolo, amici, mi raccomandolo. Capiamo questa, che
Anche questa, io spero che prima o poi la spaccheremo. Lascia 200 like, amici, siamo a 168. 168, amici. Ci vorrebbe... bisogna iniziare a scolare qualcosina qua, eh. Bisogna attivare la turbo chiappa. Ma non sono solo su Kick, anche sul nuovo canale YouTube, esatto, mi raccomando. E qui ne mette 5, ne devi mettere, quanti ne devi mettere? 6, quanti ne devi mettere? Mica mi ricordo, ho giocato un paio di volte. Questa pure è relativamente nuova, cioè qualche settimana. Al più un mese. Che girl. Boh. Dai, poi tra un po' ci andiamo a fare la Gates of Olympus, amici. Per forza. Comunque sì, raga, perché l'avete chiesto, comunque ho conosciuto qualche ragazza islandese, è stato piacevole, non so che dire. Che vi devo dire, che vi devo dire. È stato molto piacevole. Poi gli islandesi comunque sono tutti molto riservati e gentili anche, io mi sono trovato molto molto bene, però cioè interazione proprio al minimo, cioè non è gente espansiva che sta lì, chiacchiera, eccetera. Sono andato poi ad Akureyri, che è la seconda città più grande, raga, l'Islanda, cioè, considerate che Reykjavik, sono tipo... Ragazzi, non facciamo domande inopportune. No, no, ma infatti la risposta è limitata. Sono andato su un pub e lì vedi proprio il rovescio della medaglia. Cioè non è che ci siano chissà quanta vita in Islanda notturna. Però è stato piacevole comunque. Cioè, la maggior parte della gente che incontri in giro è di Reykjavik, della capitale. Nadia, buonasera, grazie. Salvatore Messina, buonasera. Buonasera Simone Vito. Amici, se mi siete appena sintonizzati, facciamo un rascettino a 200 like per supportare il grande ritorno. Il grande ritorno. E se non siete ancora iscritti alla Kick, amici, iscrivetevi e seguiteci, mi raccomando. Vi metto il link come al solito. E vi metto pure il link della live. Dove sta? Perché adesso ci sono in live sia su Kick che su tutte le altre piattaforme. Questa, quella su YouTube, andate a mettere un like. Oh! Amici, torna la distrazione! Torna la distrazione, torna il bonus! Incredibile, finalmente! Mi devo distrarre più spesso. Buttiamolo dentro. Manolo Magistro, buonasera, mi siete mancati anche voi. Sono stato in Islanda 3 settimane, non fare cacare. Non fare cacare. Guarda tu che schifo. Ma mettilo a sinistra. Ma va a cacare. Ma che schifo. Che schifo. Zero. 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 Io non ci credo. Io non ci credo. Non ci credo. Porco 2-0! Che roba la matta. Mi ero distratto. Mi ero distratto un attimo. Mannaggia. Comunque bonus, abbiamo preso 4 bonus stasera. 5. 5 spinner. Abbiamo preso 4 bonus stasera, avranno pagato in tutto neanche 200 euro. Gianni Fusaro, buonasera. Mettilo! Pochissimi, pochissimi, sì, sì, sì. Malacca che è. Andiamo alla madama con il gatto. Più tardi, più tardi. Voglio andare a spinnare la Gates dopo. Gianni Fusaro,
Grandi, raga. Quindi di tutti i nuovi rilasci che avete visto in questo periodo, comunque ne sono uscite veramente una quantità folle. Quali sono le vostre preferite? Sì, me le segno, amici, nei prossimi giorni ne facciamo una dopo l'altra. Ne facciamo una dopo l'altra. Pure quella con Dante, hai visto le slot come le hai lasciate di trovi? Cioè, esatto. E quella del Joker è folle. Quella che... sono distratto, stavo leggendo la chat. Cioè, raga, ha pagato. Ma guarda. Io sto zitto perché veramente mi continua a distrarre, a leggere, parliamo, raga, che magari esce qualcosa di buono. Ha pagato più questo, sta pagata la Beat the Beast. Sicuramente è la più carina, è figa, molto figa. La Beat the Beast, infatti non vedo l'ora di provarla. Che è una nuova Thunder, che è la Beat the Beast? Solo bonus fetecchiosi. Cioè, la pagata più grossa l'ha fatta questa. Se non le mette mai queste monete, ce le sogniamo. Molto figa la Beat the Beast, sia a livello grafico che meccanico. Francesco Shark 82, buonasera. Ben ritrovato. Come stai? Allora, amici, io ne approfitto per ricordarvi di unirvi anche a Kick. E vi metto il link, amici, se non siete iscritti, andate a seguirci su Kick. Anche perché lì la qualità. Bene, bene, ottimo. Andiamo! E ora non fare cacare! Ora non fare cacare! Ora non devi fare cacare! Fare cacare come prima. Oh, quanto paga? Ma che schifo. Metti. Ma non va il primo questo? La Dynamite Boost è veramente bella. Almeno ha pagato qualcosa. Ma comunque cacare. Ma comunque cacare. Ma non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Ma per niente proprio. Cioè, ha iniziato ad attivare qualcosina, ma boh. Ma proprio no. E la... ho visto pure quella con le api. Mettene tre. Vai di zebbe. Vai, dopo ci andiamo. Cessa vera questa comunque, eh. Cessa vera. Francesco Fanzini, buonasera, grazie, grazie. Amici, se vi siete appena sintonizzati, controllate di aver messo like gentilmente per supportare il canale. Ad aiutarci a crescere, a trovare nuovi amici. Allora, e se non siete iscritti, amici, seguiteci anche su Kick. Andiamo a fare un saluto al nostro Luke e Tony. Oh, buttalo dentro. GP, buonasera. Eccoci qua. Beh, tutta questa suspense per niente. Come va? Come va? La Wild Swarm 2. Quella pure sembrava interessante. Quella delle api. Ma vacca. Vabbè, dai, ce ne andiamo. Ce ne andiamo. Ce ne andiamo.
Pure la nuova coin che comunque ha fatto veramente cacare. Ha fatto solo che cacare. Voglio fare pure la slot di Popeye. Sai, facciamo prima la slot di Popeye. Che magari qualche soddisfazione in Cina. Mettili. Madonna, mettili. Oh. Cessa. Bah, bah, bah. Monnezza. Rush a 200 likes. Vabbè. Ma guarda tu. Che palle, sono tipo i wild. Tutti quei wild aveva messo. Avete 3 monete. Dai, ultimi 10 amici, poi cambiamo. Ultimi 10 poi cambiamo. Andiamo alla prossima. Mettilo. Che poi non so se ne può mettere 4 scatter per avere più spin, perché 5 spin. Maria Molino carissima, ben ritrovata, grazie. Beh. Dai, l'ultimo. Fa cagare. Ma dai. Carissima Maria, allora, altri 20. Ce lo fanno usare. Ce lo fanno usare. Come va Maria? Come stai? Fortuna l'abbiamo fatta. Fortuna l'abbiamo fatta, almeno qualcosina. Qualcosina. Che palle però. Un bonus vero stasera. Ce lo vuole dare? Appena rientrata stanca morta. Rilassati con noi Maria. Buon riposo. Dai, l'ultimo bonus in amicizia. Madonna, metti ste monete. Che palle che poi mette i wild. Non li mette mai. E poi te metti i wild che te bloccano con le monete di nuovo. Metti ste monete almeno. Ma che palle. Iliana sta facendo la dice a Barbie. Di Barbie. Cioè mi metti tutte le monete al secondo, così tutti i wild non pagano un cazzo. Non può full screen the wild faceva prima. Non lo so. Va bene, cambiamo, dai. Che c'è sta slot, non è simpatica. A me non dispiace tantissimo, onestamente. Però fa cacare, cioè sta fatto veramente cacare. Allora, andiamo. Cambiamo providerino. Tac. Che cazzo. Impazzito tutto. Allora, andiamo. Facciamone
50 esplorativi, questa attiva una volta all'anno. Tantissimi auguri, infatti, tantissimi auguri. Dalla terra delle sabbie nere, dei verdi cieli, di balenieri vichinghi, è lui o non è lui? Dante, bentornato, ci sei mancato, Matteo Guidobaldi, bellissimo, poetico, poetico, un saluto apprezzatissimo, proprio ispirato, grazie di cuore, apprezzatissimo. Se vi siete mancati, lo dicevo prima, vi siete mancati tanto anche voi, infatti eccomi qua, adesso non me ne vado più, guarda che lo vedevo lassù che c'era il pistolero. Brava Eliana, devo ancora pulire la cucina, più tardi mi metto... Buonasera Massimiliano Pirelli, amici ben ritrovati. Come state? Come stai Matteo? Ma veramente bellissimo il saluto. Ma però l'ho iniziato a leggere e già percepivo della poesia. Già percepivo della poesia. Nel frattempo amici vi ricordo di iscrivervi su Kick per seguire le nostre peripezie dappertutto. Se non siete ancora iscritti, amici, cliccate sul link, iscriversi è facilissimo. Vai di zebbe normale, dice Napalm, eh? Dici di zebbe normale? Non la 1000? Non la 1000? Non la vogliamo sfidare? Il maledetto? Ve lo dico che la spinno stasera a Zebedeus, perché dopo il 250 perde la... Comunque, raga, veramente c'ho sti capelli, non so... Un cespuglio. Però sono tornato e non l'ho fatto in tempo. Comunque la zebra, raga, dopo il 250 per dei 6.900 euro a bet 8 dell'altra volta, cioè capiamo, nel senso, buttali dentro. Ok, insistiscilo. Sta girando malissimo. Jenny Bracale, buonasera e grazie. Come va Jenny? Buonasera, buonasera. Amici, controllate di aver messo like per supportarci, mi raccomando. Mi raccomandolo. Dai, ora ci andiamo alla Gates, raga, per forza. Per forza. Ma comunque bisognerà scurare qualcosa prima o poi stasera, cioè. No? Ah, Merlino! Buonasera, carissimo. Come stai? Ben ritrovato. E poi quando scrive le cose in Merlino, le leggo con la sua voce. Cioè, sei da ragazzuoli. Attenzione che arriva Merlino. Capiamo un attimo. Vediamo se fa la sua magia. Buttalo dentro. Fallo servizio. Mettilo! No, ci avevo creduto, era preciso, entrava Merlino, partiva la magia. Amici, ne approfitto per ricordarvi di seguirci anche su Kick. Per seguirci dappertutto, amici. Supportare anche i nostri nuovi progetti. Ah, Peppino scassa tutti i cosi! Buonasera, ben ritrovato, hai fatto sfiammare il pipolone. Era, per fortuna c'era la temperatura adatta, Peppino, lì per sfiammare il pipolone. Ah, come stai? Come stai, Peppino? Oh, è il momento adesso, è il momento. Lo devi buttare dentro. È il momento di attivare la turbochiappa, amici. Occhi puntati, allora. Comunque questa sta messa bene stasera. Voglio di incazzo, ma... Dai. Buttalo dentro.
con... Stava lì di uno scatto. Ciao, caro Dante, sto bene. Quelle parole vengono naturali perché ci sei mancato e anch'io ho conquistato il nord. Ma vedo nei tuoi occhi la malattia del viaggiatore come i miei, ora non ti fermi più. Ma non mi sono mai fermato, onestamente, ormai da anni, però... ti capisco bene. Cioè, ho la fortuna comunque di poter lavorare da remoto, quindi giro abbastanza. Ora mi fermo un po' in Olanda, poi vediamo. Mi piacerebbe tornare a Malta, raga, a breve. Così magari si rifà una live tutti insieme. Il che non sarebbe male. Comunque Peppino è stato veramente uno spettacolo. Uno spettacolo, raccontava. Hai bombato talmente tanta patata che ti è cresciuta pure la barba. Into the Wild. Roberta, buonasera. Sei diventato papà. Ma chi? No, raga. Che è diventato papà? Ma scherziamo. Mettilo dentro. Dai. Bisogna sculare qualcosina, raga. Ci vuole un po' di turbochiappa. Comunque, amici, controllate di aver messo like per supportare la live. Basta un click, cerchiamo di arrivare a 200. Buttalo dentro, esatto. Dillo un po', Mario. Dillo un po'. Hai inseminato pure i campi di panno. Mi sei mancato anche tu, Peppino. Pensando ai paesi che hai visitato, pensi è stato il viaggio più estremo che hai fatto? Sì, sicuramente sì. Però, raga, vi dico che ci ho avuto tanta fortuna. Perché il tempo è stato prevalentemente soleggiato. Gli ultimi giorni c'è stato un vento che a un certo punto guidavo. Ho provato ad aprire la portiera della macchina e non si apriva. Ho detto, ma che è successo? Forse l'ho chiusa, no? Era il vento. Mi sono reso conto dopo 3-4 minuti che non era bloccata la serratura. Era proprio il vento talmente forte che non riuscivo ad aprire la portiera. E una sera ha fatto meno 18 e quello era veramente freddo. Però per il resto del tempo, raga, cioè proprio abbastanza tranquillo. Poi ho fatto delle camminate in posti assurdi, ok. Tipo c'era un punto, c'è stato un canyon a nord dove è tutto gelo, tutto ghiaccio per terra. Infatti ti metti i ramponi, come si chiamano? Ramponi. Crampons in italiano, ramponi penso. Che ti aiutano ad avere più... cioè che aderiscono più per terra. Ho fatto un paio di voli. Ho visto dei posti, raga, distese di ghiaccio. Poi... ah, Carmine, ma pusildante, mi è mancato pure il termine pusildante. No, è stato veramente pazzesco. Veramente pazzesco. Sì, penso che se mi capiterà ci tornerò. Perché comunque sì, ho fatto la Ring Road, che è l'anello. Poi guidare dà un gusto, raga, pazzesco. Cioè, incontri una macchina ogni quarto d'ora. E a parte al nord, dove comunque è bello gelato per terra, il resto... da proprio gusto, ho beccato tante belle giornate. Che anche le persone comunque che ho conosciuto mi hanno detto: guarda, tendenzialmente non è così. Giuseppe Cola, grande, buonasera, grazie di cuore, occhi puntati. Questo intendevo per malattia del viaggiatore. Secondo me farai altri viaggi così ora, dove ti metti per la prova. Meno vacanzieri, mi sono girato Africa, Sud America, Asia, tocca a te, grande, assolutamente. Dante, Duchessa, quando ti ha visto? No, raga, Roberta, Duchessa non avete capito. Duchessa Colla. Non Colla. Angelo Longo, buonasera, il Pase 92. Duchessa, raga, colla, non si stacca più. Non si stacca più. Speriamo di sculare un bonus almeno qui. Sì, ma la faiga è, raga, tanta roba, veramente. Sono... oh, questo è quello giusto. Non c'è tanto, cioè le tinderine, se usi le app, raga, non c'è tanto... tanto riscontro. Però poi dopo si conoscono. Cioè, comunque considerate che i due punti dove conosci gente sono Reykjavik, la capitale, quando arrivi, e Akureyri, che è una città che sta a nord, che è tipo la seconda città per popolazione. Ma raga, l'Islanda fa neanche 500.000, cioè. E quindi i due punti sono la capitale e questo punto a nord. Doom, buonasera! Buonasera. E lì chiaramente magari la sera esci, vai su un pub, conosci... però loro sono molto riservati, molto riservati.
ho conosciuto qualche gruppo di islandesi, comunque sono abbastanza socievole. E io non ce lo vuoi dare, secondo me, tra un po' la cambiamo. E quindi sì, tanta roba comunque, tanta roba. Sì, mi sono fatto crescere un po' tutto, raga, sono stato un pochino into the wild in Islanda e quindi sì, mo adesso mi sbarberò presto. La situazione di eruzioni, raga, non ha assolutamente, cioè proprio zero, non ha, come mi era stato detto, non ha, che non avrebbe intaccato la mia permanenza, cioè come se non esistesse, cioè zero, cioè non ha inficiato, come si dice, non ha impattato sul mio viaggio minimamente. E ho girato tutta l'Islanda intorno, quindi. Perché comunque non sono eruzioni esplosive, quindi quello fa abbastanza la differenza. Sono tornato da ieri, sono tornato. Buonasera, perché entra nella live? Amici, Rascettino a 200 likes. E mi raccomando, amici, andate ad iscrivervi su Kick per tutti i nuovi progetti, Slot All Stars. Che ne pensate anche del nuovo progetto? A me piace tantissimo. Secondo me è un'ottima idea, una figata. E amici, iscrivetevi al canale, ovviamente. Anche qui, amici, ci avviciniamo ai 2000 iscritti, quindi prossimo goal. Continuiamo a crescere. Occhi puntati. Quindi sicuramente le eruzioni ci sono, raga, però è sempre anche un po' la narrativa dei media, perché a me, metti questo maledetto, mettilo. E dai, stava lì, stava. Dai, c'hai due chance, buttalo dentro. Madonna, stava lì, di nuovo. Ce lo fanno usare. Dai, maledetta. Che palle! Ce lo fanno usare questa sera il bonus. Comunque straconsigliata, se avete possibilità di andarci, andateci. Perché c'è comunque il Golden Circle, che è la parte più vicina alla capitale e all'aeroporto. Che quindi hai rimorchiato o no? sì, ho avuto qualche incontro, diciamo. Non so come dai. Mi fate sbottonare troppo. E qui c'è la prima area del Golden Circle, che chiaramente se uno va una settimana, 10 giorni, rimane in quella zona lì, può vedere le cose un pochino più turistiche. E ci sta. Chiaramente per girarla tutta, 3 settimane secondo me sono la quantità giusta. Ho cambiato 6 case. E mi spostavo ogni 2-3 giorni. Raga, delle case fuori di testa. La penultima casa, raga, una baita in montagna, in mezzo alla neve, con la jacuzzi. 4 case su 6 c'avevano la jacuzzi. E tutte jacuzzi esterne. Quindi, raga, stai nella terza casa sta jacuzzi, raga, con da una parte il mare, da una parte le montagne. Cioè una roba veramente fuori di testa, raga. Veramente. Poi stai nella jacuzzi con la neve, la jacuzzi con l'aurora boreale, cioè raga, roba pazzesca, veramente pazzesca. Infatti se mi capiterà che, perché comunque sono andato lì per lavoro, perché collaboro con un'azienda che sta lì, e se mi rinvitano io ci vado di corsa. Io un bonus qui lo voglio prendere, poi ce ne andiamo, raga. Poi se ne andiamo. Amici, comunque siamo a 186 likes, ne mancano pochi per arrivare a 200. Non sarebbe male. Non sarebbe male arrivarci. Duki, hai visto? Ma guardate qua. Ti consiglio il Vietnam. Ti ci vedo molto bene. Per quanto riguarda le slot, le più performanti delle live sono state la D-Day, la Big Bus Floats e una con i maiali. Ah, sì, l'ho visti i video. La D-Day però, raga, l'ho provata. Non mi fa impazzire. Non è il mio stile di slot, non è il mio genere di slot. Poi ho visto Merlino l'ha spaccata. Una delle sue magie. Però non è. It's not my cup of tea. Dai, metti sto bonus e andiamo avanti.
Come si attiva una volta all'anno, veramente? Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Quella dei maiali pure ho visto. Che l'ha spaccata Luca. Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Ah! Comunque amici, se vi va io vi metto anche il link di YouTube di Slot All Stars, amici, andate ad iscrivervi se non siete ancora iscritti e andate anche a lasciare un like, visto che c'era in live proprio adesso, c'era live. Dante, raccontaci del cibo. Victor Montani, buonasera. Raga, il cibo, allora, io sono stato in dei ristoranti e mi sono preso, che ne so, l'agnello, mi sono preso delle bistecche, mi sono preso, mangiato tanta carne. Buonasera, prova a mettere la bet 3. Ci sta, Salvatore Messina. E il cibo, quindi, raga, se vai al ristorante, bet 4. E prima di cambiarla, magari lo sculiamo. Come mai questo viaggio? Beh, raga, ci sta un'azienda con cui collaboro, che, per cui faccio consulenza, che sta là e mi ha invitato lì per lavorare, ma anche per conoscere il team, perché probabilmente hanno delle tecnologie fighissime e mi hanno invitato a vedere. Non posso dire molto perché ho firmato un NDA, però praticamente hanno una tecnologia fighissima che utilizza un programma che si chiama Unity, Unreal Engine, e praticamente loro scannerizzano i posti in 3D e li mettono in digitale all'interno di un videogioco. Cioè, quindi è come se tu prendi delle telecamere fatte apposta, scannerizzano le zone e poi le traspongono in digitale uno a uno, quindi le rocce, tutto. E quindi ho collaborato con loro e mi hanno fatto vedere queste tecnologie, ho conosciuto il team e sono stato il weekend con loro e poi ho viaggiato per i fatti miei, quindi ne ho approfittato per l'invito che mi hanno fatto per esplorare poi l'Islanda e ho detto me la voglio vedere per bene, mi faccio almeno 3 settimane, perché comunque io, raga, lavoro da remoto, per chi non lo sapesse, e quindi posso stare un po' dove voglio. Ci ha dato segnali contrastanti sta maledetta, comunque. Sembrava voler regalare e invece, amici, siamo quasi a 200 like, manca veramente poco, manca veramente poco. Facciamo gli ultimi 25. Sono andato a salutare Luke, grande Maria. Amici, andiamo a salutare Luke e anche un likeino tattico che aiuta a raggiungere. Minchia, quindi si lavora su un gioco survival o qualcosa in stile vichinghi. Sono usciti anche nuovi giochi simpatici. Raga, non posso dire assolutamente niente su sto progetto, né chi è l'azienda, purtroppo. Vorrei poterne parlare, ma non posso per motivi professionali. Dai, che quello buono. Dante, quando vuoi esplorare il Piemonte sei sempre il mio ospite. Antonietta Bavaro, grazie di cuore. Se capiterà, le farò sapere. Grazie di cuore. Gentilissima. Dai. Tecnologia che sarà nel metaverso? No, è un videogioco. È un videogioco posso dire che è un videogioco per computer, dove viene utilizzato l'ambiente reale nel videogioco. Cioè scannerizzano proprio con delle telecamere, scannerizzano, che ne so, una pianura con i monti o con i monti dietro, e la rimettono all'interno del videogioco e il personaggio si muove all'interno di quello che è il mondo vero, che però viene digitalizzato all'interno di questa esperienza. Questo è tutto quello che posso dire di questa tecnologia, che è una tecnologia accessibile, tra l'altro. Non è che serve chissà quale. Eccoci qua, amici, 199, ne manca solo uno. Chi sarà il like numero 200? Tutta questa questione di topografia, questa tecnologia. No, ma è una figata. Sta diventando di un'accessibilità
C'è anche MetaHuman, che è sempre una tecnologia che viene utilizzata con questo engine, questo programma che viene utilizzato per sviluppare videogiochi, che raga, crea esseri umani, cioè crea l'estetica degli esseri umani all'interno dei videogiochi con una semplicità disarmante. Cioè, Unreal Engine chiunque lo può scaricare, è gratis da scaricare, da utilizzare, e puoi anche fare i tuoi giochi, chiaramente è complicato da utilizzare, però puoi anche sviluppare gratuitamente i tuoi giochi e inizi a pagare una percentuale solo dopo che inizi a incassare $100,000 l'anno. Per le conoscenze che hai, hanno usato questo tipo di tecnologia per giochi... No, questa è una roba completamente nuova, mentre sui giochi tipo Assassin's l'hanno proprio riprodotta. Ma è uscita da poco questa tecnologia, allora, è uscita da qualche anno, è diventata accessibile sulla Real Engine da un annetto. No, comunque Assassin's Creed, raga, no, è stata proprio... Hanno degli editor, praticamente, per costruire i posti, li hanno ricostruiti uno a uno. Vabbè, raga, andiamo a fare la Zebedeus, ho capito. Andiamo a fare la Zebedeus. La sfidiamo, la maledetta. Amici, 207, riascettino 250. Allora potremmo dire che il mondo dei videogiochi cambierà nel corso dei prossimi anni. Assolutamente sì, anche con l'intelligenza artificiale, chiaramente, che ormai è sulla bocca di tutti. E sarà comunque uno strumento molto utile per gli sviluppatori. Purtroppo, anche lì, non solo l'intelligenza artificiale, comunque il mercato è un po' in crisi. E nell'ultimo anno, raga, non so quanti, penso il 5% degli addetti ai lavori hanno perso il lavoro. Cioè, è stato veramente un po' pesante. Sono stati un sacco di licenziamenti su tante compagnie. Sembra chiusa, meglio mollarla. Sì, infatti, se ne andiamo, basta. Se ne andiamo. Allora, eccoci qua. È arrivato il momentolo. Ehi, Zebi. Siamo tornati da Zebi, amici. Allora, io mi do un limite. Pietro Mandoria, buonasera, cambia Dante. Sì, cambiamo subito. Ciao Dante, sembra che sei tornato al concerto di Woodstock. Esagerato. Buonasera per chi entra alla live, bentornato, grazie amici, ben ritrovati. E grazie per il like. Allora, partiamo a un bet 4,80. 4. Prima senza niente. Come fa a essere così alto il volume? Ok. Tanti likes. Ehi, sta calmo, Zevi. Vabbè. Facciamolo girare un pochino. Siamo al limite, perché qui, raga, non voglio riniziare con gli schiaffi del prepartenza. Ma che poi il 250, raga, non so chi ci stava, che mi ero completamente distratto. Di nuovo. Comunque la distrazione, secondo me, funziona. Doom, che ne pensi del metaverso? Usciranno giochi che ti proietteranno direttamente dalla realtà virtuale? Allora, secondo me è ancora presto. Intanto, beh, si sono mosse tante aziende mettendoci tanti soldi di investimento, ma secondo me ci vorrà tanto tempo. Ci vorrà tanto tempo prima che diventi una roba comune, perché comunque sia non... Abbiamo visto anche un po' con la realtà virtuale, non è così immediato. Ah, iniziamo con i caricamenti, Zebi. Vuoi pagare la Max Win? E quindi sicuramente sì, sicuramente. Cioè, anche lo stesso Neuralink, adesso, se vogliamo parlare di Elon Musk. Cambiamo sito? Cambiamo tutto? Non va? Zebi c'ha paura? Ma le moglie tante sono qua. Raga, Zebi, secondo me c'ha paura.
Proviamo a cambiare tutto. Vediamo se è una questione laserissima. Vediamo un po' che questione è qua. Se è solo quel sito oppure. Capiamo, capiamo. La serissima magari poi si fa. Magari poi si fa. Mario, ma tu mi segui? Dai, che magari Zebedeo ci vuole accogliere con un altro bel moltiplicatore. Simpatico. Tipo un per mille. Sai se spara il per mille, raga. Mario stavo già qua. Ah, Maria, che stavo già qua. Dobbiamo di sfidarla, la maledetta. Ogni tanto faccio un salto da Luke. Grandi, raga. Mi raccomando, tanto supporto. Questo è il video, amici. Se vi va, fate un salto a salutare Luke. Buttate un like propiziatorio. Porta fortuna. E soprattutto... Ah, pure qui sta... Ok, qui sta un pochino meglio. E soprattutto, amici, iscrivetevi, seguiteci anche su Kick. Perché anche lì, amici, ci vedete meglio. Sicuramente si vede meglio su Kick. Piattaforma dedicata alle live. E scusa, come fai? Mario, controlla tutto, occhio. Attenzione, wow, questa è nuova, spara. Per mille, vai. Oh. Madonna, un anello mancava. Ok. Ah. Attenzione alle uova. Che è sta cosa delle uova adesso, raga? Spara Zeus. Du-du-di-du. Cosa? Capiamo. Poi metto la funzione. Ta-na-na. Maledetto Zebedeus. Maledetto. Amici, controllate anche di aver messo like. Mi raccomando. Cerchiamo di arrivare a 250. Oh. Occhi puntati. No. No. Ok. Anelli. E dai, non mette la suspense così. Ma va a cacare. Comunque, visto il luogo che hai visitato, più avanti non puoi esimerti da fare qualche slot a tema vichinghi. Hai visitato qualche museo su questo tema. Hai provato la balena? No, non ho visitato musei e non ho provato la balena, raga. Le esperienze più esotiche sono state fare snorkeling in un posto dove c'è l'acqua, tra le acque più pulite del mondo. Potremmo fare una Raven. E sì, quella è stata. Poi raga, ho visto ho visto una quantità di cascate, caverne, ghiacciai, cioè. Ok. Dai, Giorgi. Giorgi combina guai. Giorgi combina guai, maledetto. Ehi. Maledetto. È sempre il solito, eh. Sempre il solito ingordo. È sempre il solito maledetto. Ma a cacare. Per 13. Dante, per caso c'era anche Zeus. Ma dove, in Islanda? Maledetto il per 13. Maledetto. Attiva.
Maledetto. Gialli. Coppe. Buttali dentro. Buttali dentro. Ma cagare. Sì, perché qui è assente. È un popolo molto strano quello del nord, estremo. In Norvegia c'è un paesino di nome Sommaroy dove non esistono gli orologi perché le diurne e notturne sono tutte sballate. Ma è veramente. Veramente interessante. Comunque sono. Gialli blu. E spari. Sì, sono particolari. Sono. Io ho trovato molto amichevoli, ma anche molto riservati. Cioè, quindi. Anche gli svedesi, cioè persone molto, cioè che non cercano il confronto, il conflitto con facilità. Cioè se gli olandesi sono molto diretti, i nordici più come gli islandesi non l'ho trovati così diretti, anzi l'ho trovati meno, più pacati sicuramente. Quindi gli islandesi, cioè, sono anche abbastanza matti, però dopo, quando invece prova in un contesto come. Io parlo di contesti come, che ne so, vai in un locale, vai in un negozio, vai in un ristorante, sono tutti molto timidi, molto, molto pacati. Poi però, se vai in un pub, vai a parlare. Per due? Vai in un pub e ti metti a parlare con qualcuno. Cioè, sono molto, molto più simpatici, molto aperti. Cioè, ho conosciuto parecchia gente così, parlando, semplicemente attaccando bottone, tranquillissimi. Però non sono così diretti, ecco. Raga, sei magnata tutto. Proviamo quella funzione. E tra l'altro sono pure passato sia per Copenaghen che per Oslo. Ci pensi? Ci pensi? Ma dai! Ma dai di nuovo! Barbara, buonasera! Ce la dà una soddisfazione? Ce la vorrà dare una soddisfazione? Buonasera per chi entra nella live, grande Roberta. Amici, e anche se non siete ancora iscritti, mi raccomando, seguiteci su Kick, che faremo tante live anche lì. Basta un click. Vi potete iscrivere proprio con una facilità estrema. Però c'è 250 like. Amici, controllate di aver messo like anche lì. Basta un clicchino. E si va. E si va. Basta un kick. Esatto, grande Mario. Sempre sul pezzo il nostro Mario. Basta un kick. Comunque, Zebedeus mangia come al solito il maledetto, eh. Si fa sempre riconoscere il porco. Gigi Rizzo, buonasera. Ma dai, metti sto bonus. Cesso. Verdi. Perché non può sparare sempre per 250, ma tutti i giorni, Madonna! Maledetto! Ehi! Ma perché il per 3?
spara sempre. Quando paga spara sempre ste cagate. Spara sempre ste cagate. Pure prima si è mangiata certa roba. Mi richiedesti qualche. Mi richiedesti qualche book. Possiamo fare una book, sì. In realtà volevo fare una legacy. Coppe? Ma dai, coppe, anelli, c'era tutto. Poi uno lo compriamo, però, dai. Dai, Zebi, dai che ce la puoi fare. Dai che ce la puoi fare. Che in genere quando fanno tutte cacare ci pensi tu a svoltare qualcosina. Basta crederci. Basta crederci. A Big Bass Splash. Davide Casar. Non la vedo per la quale. Amici, avete messo like? Siete iscritti al canale? Avete attivato la campanella, amici, escono i video tutti i giorni, supportate, cioè. La beat... no. Beat the Beast non l'ho fatta ancora. Poi la facciamo. Me la dedichi una book. Ma quale book vorresti? Dai! Vuoi un bonus da ZVCS spinnato? Chiedo tanto... Madonna! Chiedo troppo? Chiedo troppo? Pare di sì. Tutto in giallo. Non pensavo di chiedere troppo. Big Bass è quella nuova. Come si chiama quella nuova della Big Bass? Me l'ha detto prima Mario, ma non mi ricordo. Madonna. Mettilo! E spara ancora salve. Il maledetto. La beat, ma prima il bonus alla zeppe. Sì, sì, mo... Esatto. Mettilo! Cacare. Mi devo distrarre, amici. Guardiamo dall'altra parte. Mentre arriva il bonus. Parlatemi, amici. Distraetemi. Che funziona. Quando mi distraete, paga. Vi ricordo il 250 per. Perché leggevo la chat. Può funzionare. Roby Nobile, buonasera. Come va? Fai prima se lo compri. Neon, buonasera. Arriva, ben trovato culetto. Grande Giuseppe. Ma non ammetti sto bonus. Bonus spinnato, amici. Bonus assaporato. Madonna. La slot è la Dark Souls delle slot. Buonasera per chi entra, grande Roberta. Buonasera amici e amiche. Controllate di aver messo like per supportarci. Se vi va basta un click. Basta un kick, come dice Mario. E dai. Ci vuole far soffrire. Viola. E non ti fermare. Dante, io suggerisco sempre la Dynamite Boost. Mo ci guardiamo. Ci guardiamo. Saluti da Germania, Wake Up World. Thank you so much. Have a big win, I hope so. Con questo porco. Maledetto di ZBCS. Dai, Zebi,
Non puoi fare sempre schifo, però. La bottina. È un'amicizia. Che abbiamo pagato l'università ai figli. Amici, comunque vi ricordo, se vi va, assolutamente di seguirci sul nostro canale Kick. Quindi cliccate sul link, amici, iscrivetevi se non siete iscritti. Dorando, buonasera. Float my boat, la big bus nuova. Ce n'è anche un'altra. Dorando, sto benissimo, grazie. Tu come stai? Per due. Non so che è partito un pezzo della sedia, raga. È partita una vite della sedia. Spero di non crollare. Dovrò sistemarla. Come stai tu, Dorando? Che mi dici? Amici, distraetemi. Che arriva il bonus. Allora, Big Bus è la Big Bus Ad Races. Togli sta porcaria. Raga, un bonus, toccherà portarla a casa. Compra, dice Simone. Dai, stai facendo cacare. Ma non sta girando proprio minimamente. Minimamente. Dai, tutto bene, ottimo, ottimo. Fa piacere, Dorando. Compra l'ex Betto Fortunello. Ovviamente. Raga, l'altra volta spinnata a Bet 8 ho sparato 250 per 6.900 euro. Ok che non succede tutti i giorni, però. Neanche un po' di giro. E lì doveva sparare 70 euro, magari li moltiplicava. Non va, non va. Mo compriamo, raga, mo lo compriamo. Amici, vi ricordo di mettere like se non l'avete messo. Per aiutarci a raggiungere nuovi amici. A cacare Zebi. Va a cacare Zebi. Andiamo, primo bonus comprato della serata. Io devo capire dove è caduta sta vite. Buttala. Ah, senza fondo, senza fondo. Vediamo un po'. Ciao Giuseppe, grazie di essere passato, a presto. Dai. Che schifo che fai. Che schifo che fai. Questi gialli almeno. Zero. 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 Ma che gli devo dire? Celestial victory. Scappa. Scappa. Ma scappa forte. Scappa proprio forte. Porco due, che schifo, raga. Fammi prendere un altro, dai, poi me ne vado.
Porco ladro. Porco ladro. Dai. Un po' fa schifo come prima, dai. Blu. Oh, dai. Fai, non te li mangiassi 5 spin come al solito. Vento Santino. Niente. Non ce la può fa. Un moltiplicatore dove fa entrare? Lo fai entrare un moltiplicatore, maledetto. Buonasera, Vikings of YouTube, carissimo, ben ritrovato. C'è Luca, amici. Andate su Kick. Vi metto il link. Se non siete ancora iscritti, amici, è il momento di iscrivervi. Ok. Queste coppie almeno per una volta. Monnezza. Fanne una pagata seria per una volta. Niente. Zero. Ma quindi spin di merda. Maledetto ZBCS. Andiamo l'ultimo. Amici, facciamo un rascettino di like, di supporto. Io raga devo assolutamente capire da dove è caduta questa vite, se no mi ritroverò presto per terra, probabilmente. E non so come sia partita. Comunque amici, prima di partire vi ricordo anche di iscrivervi al canale Slot All Stars, dove sia su Kick sia su YouTube ci sono in live Luke e Tony. Quindi io vi metto il link, amici, se non siete iscritti andate ad iscrivervi, perché faremo tante live, nuovi progetti, tanta qualità, e sono carichissimo. E andiamo pure con il bonus. Devi, fanne uno. Per una volta. Sei più pallido che mai. Ma in realtà mi sono anche preso un po' di sole in Islanda, dai. Vabbè, dai. In realtà. Anelli? Per due. Che fatica. Zeus è tutto scemo. Come sta andando? Seco, non sta andando bene. Non malissimo. Non bene. Ma ripariamo le mazzate, speriamo di chiudere adesso con qualcosa. Spara. Ma spara. Se rientra già questo. Se rientrasse già questo. Bravo. Insisti però. Questo l'abbiamo recuperato. Che non sia almeno uno. Che non sia almeno uno. Oh 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 oh. Verdi, gialli, insisti. Maledetto. Ragazzi, abbiamo 3 spin per 27. Restituisse qualcosa il porco. Restituisse qualcosa. Amici, controllate anche di aver messo like, cerchiamo di arrivare a 250. Anche da Luke, Zeb, mangiava, comprane uno a bet 6. No, no, non si fanno all-in stasera. Oh, oh, oh! Stasera... Maledetto. Insistiamo un attimo, raga. Speriamo che... voglia fare qualcosa. Al massimo spinni un po' con un bet più elevato. Abbiamo spinnato tantissimo. La bet 5 prima, non ha... si è mangiata tutto.
morti per due, li mortali. Metti gialli. Rossi. Spara però. Maledetto. Maledetto. Basti per due però, io veramente. Solo i per due, solo i per due. Per otto non entra. Gialli. I rossi. Coppe. Fai entra ste coppe almeno. Per 12, vediamo un po'. Vediamo un po', capiamo. No. Copro. Raga. Zebedeo si conferma. Il solito maledetto. Ok, metti verdi. Gialli. Spara. Cazzo. Ci fa soffrire, ci fa soffrire il maledetto. La rientro almeno. Che maledetto. Te ne hai mangiato anche questi. Te ne hai mangiato anche questi. Insistiamo allora. Insistisciamo. Che sidere? Ma se non spara però. La voglia tu. Le fatiche comunque, E dai, metti dentro qualche moltiplicatore. Cioè, non ha sparato blu, non ha sparato niente. Forse devo mollarla quando Mario ha detto di mollarla. Come al solito. Fai margine. Anelli. Parapaparà, 250 likes, ne mancano 25 amici. Andiamo. Vai alla suite. C'è anche la madama che ha detto che la fa. Blu. Ma dai. Che odio quando c'è tutto quello spazio, ne deve spara uno e non lo butta dentro. Ma è una roba veramente. È il periodo di Mazziatoni o sbaglio? È il periodo di Mazziatoni o sbaglio? Vogliamo continuare a spinarla un po'? Ce ne andiamo? Maledetta! Maledetta! Raga, è arrivato il momento. È arrivato il momento, raga. Dobbiamo provare. Dobbiamo provare. Ho sbagliato. Enrico Pignata, buonasera e grazie. Le big bass si prendono facile gli scatter. Buonasera. Fai la serissima dopo. Grande Roberta. È dato il momento, raga. Dobbiamo sperare. Luigi, dai. Vieni qua. Dai, Luigi. È dato il momento. Devi pensare tu adesso a salvare la serata. Sei pronto a salvare la serata, Luigi, ancora una volta?
Dai, per 20. Oddio, era lì. Oddio, era lì. Quasi, tutti, quasi. Guardate che non si stacca più, raga, non si stacca più. Dai, su. Era da lui. Dai, dai. Eccola. Madonna. Quanti ce ne stavano? Quanti ce ne stavano? Quanti ce ne stavano? Lughi. Kappa. Mannaggia. Non so. Dante, se vuoi provare un'altra slot c'è la nuova Gears of Horus. La Gears of Horus. Luki, riproviamo? Riproviamo, raga. Troppo porco ladro. La Gears of Horus ho visto, c'era un video, no? È uscito pure. Dai, Luki. Un po' qui, dai. È il tuo momento, Luki. Matteo. No. Ammazzate. Ammazzate Matteo stasera. Un piede di mazzate. Sono ritornato di qui. Eccole. Che Luca si ne può! E andiamo! E quando tutto sembrava finito, le Lucchessine sono tornate, amici! Le Lucchessine! Eccoci, che cazzo! A per tre! Adesso ti porto fortuna, Steven! Detto fatto! Era ora, la prima big win del ritorno! La Lucky colpisce ancora! L'avevo detto, raga, ho detto, è arrivato il momento dell'ultima risorsa. Se non ci pensava la Duki qui a Stora, stavamo in mezzo a una strada. Amici, tanti like per la Duki. Brava, amore. Brava. A per 3. Per 2. Guarda quante nice. Le gatte sono legate. E andiamo, finalmente. Dopo tante mazzate. L'ho detto, raga, era la risorsa finale. L'ho detto, adesso prendo, vado alla madama, prendo la Duki e recuperiamo qualcosina. Mamma mia, che fatica. Brava, amore. Ma pensa per 3, a betto 2. Quello faceva bet 20, spaccavamo tutto. Facciamo un nuovo record alla madama di Dante. E andiamo. Ancora 4 spin. Hai visto che ti porto fortuna, non avevo dubbi. Finalmente. Che cazzo. Ma guardala! Ma guardala! Amici! Incredibile! Incredibile! E andiamo! Amici, ma cosa sta succedendo la madama? Si vuole, si va in plus! Da 0 a 2000! Dante, la soluzione per Zebedeus c'è un nuovo rilascio da Pragmatic che si chiama Gates of Heaven. È tutto uguale? Ma non posso dire sempre c'è Odino, attenzione! E andiamo così! No, Steven, dove vai? No, rimani qua. Finalmente! Un altro falare! Non urlo forte, raga, perché non voglio spaventare l'amica dalle uova d'oro. Ma guarda lui!
per cavolo! Hai capito? La madama! Dalla serata negativa, amici, al plus! Così! Duki, quindi che facciamo adesso? Super Duchessa, è tornata la turbo chiappa! A bet 2, raga, bet 2 moltiplicatore per 3! Questo per rinforzare la teoria! Di Mario di Sumo, amici, che se gli slot vogliono pagare, pagano! Pagano! Poi andiamo a fare la beat the beast dragone! Anduki, rimani qua adesso! Anduki non si smentisce, la serissima la tua slot! Che chiappe! Che chiappe! A bet 2! La Duki colpisce. Occhi puntati, amici. La madama ci ridà tutto. La madama ci ridà tutto. No, aspetta, Duki, dove vai? 12 spin. Ecco, bravo. Nel frattempo, amici. Dario Botolini 2, buonasera. Andate a iscrivervi al nostro canale YouTube di Slot All Stars. La Duki fa la differenza. Occhi poco puntati. Ma che culo. Aia, Luki, mi fai male, mi fai male. Che entra nella live. Grande Roberta. Vabbè. E amici, io ne approfitto per ricordarvi che se non siete ancora iscritti al canale Slot All Stars, ve l'ho appena messo, ma mi raccomando, amici, seguiteci anche su Kick, perché facciamo live sempre lì. E c'è qualità migliorata. E in Kick ci saremo sempre. Madonna, ma i maiali che non ha messo lì. Buonasera Alex, Franciscotto e grazie. Non fermatevi con i like, amici, arriviamo a 2.50. Ma questo sta mangiando palesemente. 10-1. Madama Duchessa. Clamoroso comunque, ho preso la Duki. Ho preso la Duki e è cambiato tutto. Dante po. Allora, finalmente, ragazzi, stava mettendo veramente male stasera. E toccava tornare con almeno una big win qui. Sto facendo zapping da te, Kick, grande Dario. Sabrina Calendo, buonasera e grazie di cuore. Amici, che spettacolo. Ai, Duki. Duki non c'ha le unghie. Guardate come lecca, adesso tanto clamoroso comunque. Per 3 ha pagato 2000 euro a bet 2, io veramente non ho parole. Ma se non la fa la beat the beast dopo, la voglio assolutamente provare. Esatto, Alfio, esatto. K. Su All Star e anche su Kick, ho appena messo il link, amici. Lo rimetto. Ma sono sia su YouTube, quindi andate a iscrivervi anche lì. Qui bisogna prendere la pagata e scappare. Piero Simone, buonasera, grazie per il like. Che piacere. Poi il bello che ha pagato, eccole, ha pagato il simbolo dei gatti, i mille euro. Coincidenze? Io non credo proprio. Io non credo proprio. E andiamo, Duki. E andiamo. Anche voi fate le voci sceme quando parlate con i vostri animali, no? Perché io sì. Grande Roberta. Smetti di leccarmi però. Guardatela. Allora, quando sto tornando non si scolla più. Non si scolla più. Bella sì, non l'ho mai provata, quindi toccherà provarla. Ma proviamo a prendere l'ultimo, raga. Proviamo a prendere l'ultimo. Dante, hai preso il tocco magico a questa.
Merlin è la duchessa. È la duchessa che... Mettilo, madonna! 8x8. A bet 3. Sì, a bet 2x3 ha pagato 2000 euro. Cioè, io veramente... Dai, dai, questo è quello buono. Perso, ma come ho perso? No, no. Madonna. Smentiscilo, madama, smentiscilo. Dante, con questa baffetta sembri un narcotrafficante. Merino, tu l'hai provata? La che so fa? Adesso mi sbarberò, raga, che sono stato in To The Wild, islandesi. Smentiscilo. Ma ha salvato la stasera, ti mi porta fortuna Steven, assolutamente. Smentiscilo. Metti i gatti dappertutto. La Gates of Heaven io non la conoscevo, tra l'altro. La Gates of Heaven. Poi con Odino, Odino veramente preferito a Zeus. Ormai Zeus. Posso più detestarlo, il maledetto. Ah! Ah, ci ha ridato un po' di quello di prima. Non ci pensare. Tradotto, ha fatto il maiale. Capiamo. Capiamo. Dai, lo per 20. Gatti? Ah no, che scorre. Dante, no, identica. 100% dall'Olimpus, cambia solo il dio. Dai, andiamo a fare la beat del beast dopo questa, dai. Rieccolo Sporticus. Nel frattempo vi rimetto il link di Kika, amici, mi raccomando, iscrivervi se non siete iscritti. Mi raccomando. Sono pieno di peli di gatto. Sa che bisogna abbandonarla. Ci ha salvato gli Zebedei stasera. Pam para para para. Maledetta, ultimo. Beh, restituiscilo. Asso. Restituiscilo. K. No, la. Non so, raga, se insistiscere oppure no. Andiamo a prendere una bet 3. Il bet fortunello. Madonna. Tutti e tre. Popai! Buonasera, Popai! Tutto molto bene, grazie, te come stai? Amici, siamo a 10 like da 2,50. Luki se ne vuole andare, quindi secondo me dobbiamo cambiare slot. Vero Luki? Porca l'altra. Insisti. E ora che ho appena pagato 2000 euro per 3, quindi... sono pieno di peli, ma riempito. Mannaggia. Come va, Popai?
paladino di Mici con due wild moltiplicatori. Mi passa la paura. Mi passa la paura. Dai. Ah, quell'asso. Quell'asso. Amici, se non l'avete fatto, mi raccomando, andate a lasciare un like anche alla live dove sono Luke e Antonio. Dai, mi rovinavo i wild. Tornerei alla gate? No, no, per carità, si è mangiato tutto. Si è mangiato tutto la cessa. Ma guarda tu i maiali che ha messo! Tutto verticale. Porco duro. Dai, apriamo l'ultimo, ultimo. L'ultimissimo. Ti viene a sparire di colpo? Magari sarà in chat, di là. Sarà di Luke. Insisti. Dai, Luki. No, 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 no. Mannaggia. Sarà di là, sarà di là. Maledetta. Ci vuole un miracolo, ci vuole. Altro che... un miracolo per salvare sto bonus. Ma guarda lì. Metti il porco. Non va, non va, non va. Parapapara. Luki, ma non quanti peli perde? È una cosa, raga, fuori di testa. Clamoroso. Una botta per due col per tre è così grossa come quella di prima, non l'ho mai fatta. Pam para para pa pam. Robin, no, l'ultima 400 e vediamo. Non saprei. Preferisco andare a provare quella nuova, sai, Sporticus. Sì, c'è. Dragon's Wrath. Ah no, Thunder Kick. Quando l'ho vista ho detto questa è la mia slot. Andiamo. Eh sì, dai. Proviamo prima così. Studiamola. E vediamo un po', vai Luki, dai, sei libera, che qui mi impeli tutto, io non respiro più poi. Ah. Vai Luki, libera. Capiamo, allora, qui o compri o spinni. Vabbè, quello posso... Vabbè, è sparito all'improvviso. Vabbè, sarà... Vediamo un po'. Quindi questi sono wild e moltiplicatori. Ok. Quindi la pagata è al free spin e aumenta i moltiplicatori. La devo studiare. Ah.
Quindi puoi fare bonus molto lunghi qui. Provi di avvicinare. Ti devi avvicinare. Avvicinali. Ma il moltiplicatore che viene aumentato è casuale? Cosimo Dragone, buonasera. Sì, l'ho visto che arrivano fino a 50 per. Buono. No, viene trasferita la somma di uno all'altro. Ah, ok. Ok. Sicuro. Beh, finché continua a fare le pagate. Beh, saranno bene, abbiamo fatto una botta alla madama e ci ha rimesso in gioco. Sì, più lontani. Ah, e chiaramente essendo quello il più basso. Dai! Aumenta di 2 in 2, quindi si dovrebbero spostare fondamentalmente perché se stanno laggiù, ciao. Ah. Cessa. Ok, interessante. Interessante. Molto interessante. Proviamo nel 250. Proviamo ad alzare dello scontro. Amici, se non l'avete fatto, comunque andate a mettere like anche alla live del nostro look su Slot All Stars e iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Silvano va bene, Zaveloso ha pagato 20k, poi Dante si è tutto sudato. Se li due paga trasferisce all'altro, tipo l'altro diventa... Sì, l'ho visto, ora l'ho capito. Andiamo. Amici, se non avete messo like, mettetelo, arriviamo intanto 2,50. Però li rispogli, mi ritiene troppo lontani. Mi ritiene troppo lontani. Non capisco perché. Dai, che cessa, mamma mia. Ok. Oh. Continua ad avvicinarli. Non li allontana. Se te li metti uno dopo l'altro, la svolti. Si gioca tutto al primo tiro. No, non l'allontanare adesso. Che culo. Insistisci. Mario dimentica che ha perso la vita ma non sa da dove. Aia. E qui ce la prendiamo. In saccoccia. Bestiale questa. Bestiale. Bella ma tosta. Bella ma tosta. Insistiamo. Dobbiamo riscularne uno. Meglio spinnarla a bet alto. Se paga sono botte da orbi, sì. Poi bisogna arrivarci. Serve un bel moltiplicatore. E se arriva a smettere di allontanarli, sti cazzo di. Avvicinali. Di sicuro. Quella vita della poltrona potremmo vedere tante che. Ma va a cacare. Sì, ma infatti devo sistemarlo. Fortuna. Dove sta infatti la vite? Dove è finita qua? Mo spero che per una vite sola. Ma guarda tu, quelli stanno lontanissimi.
Avvicinali. Ah, pure all'uno va, quindi, ok. Vite puntata, vite appuntata. Bravo. Beh, se sta all'uno è buono comunque, perché continua, ma se gli altri stanno così lontani, li avvicina tutti e due. Dai! Che maledetta! Se becchi un bonus a belt alto la sfondi. Ma ci può sta. Ci possiamo provare a spinnarla un pochino. Li allontana sempre, se vediamo le gambe di Dante all'aria, allora è caduto. lo so. Li allontana sempre. Non l'allontanare, non l'allontanare per due almeno. Non rimanere vicini, è chiaro. Ok. Questi quanto so? Non tanto. Cazzo. Per me è stata la Duchia svitata. Svitata. Ok. Dai però, se pagate cessi. Avvicinali. No, che cagare. Sì, qui a voglia tu. Tanto mo questo lo sposta, gli altri però li avvicina, dai. Non può rimanere all'uno. Ah, invece sì. Ma va a cagare. Ma va a cagare. Che monnezza. Ma se continui mi parte un polmone. No, Mario mi fa spaccare. Proviamo un altro. Poi raga, semmai proviamo a spinnarla un pochino. A bet 20. No, no, a bet 20 no. Non stasera, non stasera. Dante, prova qualche spin a bet 20. Bisogna tentare a bet alto. Maledetti. Mo alziamo, mo ne proviamo una bet alto, raga. Cioè a spinnarla bet alto e vediamo un po'. Va bene, chi non rischia non rosica. Luke, provate a menino pure, prova anche tu la Joker. L'ho vista, quella è tremenda. Quella è tremenda. Facile di entrare a bet alto con i soldi degli altri. No, no, ci sta. Sì, sì, ma possiamo provare la spinna a bet 10 per un po', vediamo un po'. Ci sta, ci sta. Comunque è nuova, mi va di provarla. Mi fa rosicare che sto per 2 e rimane sempre lì. E questa sta facendo veramente cacare. Li dovrebbe mettere tutti vicini. Se li mettesse al secondo, al terzo, al quarto, allora a quel punto forse. Ma che cazzo, dai. Oh, guarda che se non ne fa uno che non paga. Oh, gliela fatta. Adesso vaffanculo. C'è un miracolo qui. Che c'è sta? Bella tosta, raga. Bella tosta. Raga, ne proviamo un altro a 2,50 e poi la spinniamo, dai. E poi la spinniamo. E poi, raga, prima di stare... Quando stacco stasera cercherò di capire da dove viene la vite della serie. Riprovala? Gate, no, non stasera, raga, non stasera. Ha dato, ha dato. Fatto cacare.
Però è bellissima, è bella bella, mi piace molto. Ma devi paga sempre, paga sempre. Culo. Tutto a sinistra deve andare. Andate tutti a sinistra. Dante, esce che i draghi ti bruciano. Esatto. Ok. Tutto a sinistra. Che fatica. Che fatica sta slot, raga. Molto bella, molto bella. Però faticosa. Brava. Tutto a sinistra. Non li allontana. Ok. Potenzialmente questo poteva fare di più. I draghi ti bruciano. Vai a sinistra. Una volta perdi la barba senza la salti. Brava. Finalmente fai qualcosa di buono. Cazzo. Ci hai voluto. Sono 200 euro. Quanti sono? Ah, più. E è andato il bonus. Vai a sinistra. Andate a sinistra. Oh. Non lo fa, ma se lo fa. Cacare. Questo pure non è male. Ma dai, non puoi fare così schifo, però. Sì, c'è un miracolo di nuovo. Che cessa, raga. Ci ha fatto credere. Ci ha fatto credere. Ci ha fatto credere. C'erano tre spin, tutti da bruciati, oh. Tutti. Mario è un miracolo. Ma poi sempre laggiù li mette, sti maledetti. Vediamo, capiamo. Peccato perché la partita fortissima, poi dopo si è chiusa nel finale. Nel finale. Aia, quando fai così mi fai... Ok, un falarino. Amici, iscrivetevi a Kick, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto. Avvicina lì. Beh? Bello. Ora tutti devono andare tutti a sinistra. Oppure li allini. Se li allineassi sarebbe proprio... Vabbè. Ma come cazzo devo fare? Ok. Comunque i moltiplicatori troppo alti ancora non ce l'abbiamo avuti, eh. Ah. Andata a sinistra, però. Partita da Dio, ma sei provato all'inferno, veramente. Vabbè. In diagonale così anche buono, però... Cessa. Troppo lontani. Che chess. È da giocare a bet molto più alto. Caladro. Poi giocare. Boh, raga, proviamo a fa 25 spin. La vedo bella tosta. La vedo bella tosta.
sicuramente molto interessante. Sport che se vuole pagare lo fa anche Bet, ma sicuro, sicuro, raga, l'ha dimostrato la madama che ha Bet 2 per 3 ha pagato 2.000 euro, non so. Il discorso più che altro è che non sta facendo salire i moltiplicatori più di tanto, no, esatto. Penso 23 è arrivato massimo, meno di metà di quanto potrebbe fare. Non ha mai pagato un triste un simbolo buono, esatto. Io mi ha fatto cacare, possiamo dirlo. In tranquillità. Che comunque ha pagato 300 euro, un bonus da 250, cioè nel senso, anche se fosse stato un bet più alto non è che avrebbe fatto chissà che. Potenziale ce l'ha tutto. Bisogna beccarla nel momento giusto. Ah. Se eri a bet più alto eri a zero, no, esatto. Quello sicuro. Quello è poco ma sicuro. Boh, proviamo un'altra decina. Un'altra decina. Lo mettesse, o due l'ha messo. Bravo Alex Dante, lo volevamo immutare. Appena tornato, amici. Ci sarà tempo per spaccare tutto. Ci sarà tempo per spaccare tutto. Amici, ma io ve lo ricordo, ma vi siete iscritti a Kick? Mi raccomando, amici, iscrivetevi. Non perdetevi tutte le live. Non ci tengo più di tanto. No, no, non te lo raccomando. Boh. Boh raga, possiamo anche cambiarla. Io la giocherei tutta la vita sta slot. Finché non finisce il saldo. Ci manda a fa... È molto molto bella, sì. Ci vuoi mandare a fa una suite? Una suite buonanzia? A vedere come sta? No. Anna Gentile, buonissimo. Sì. Benissimo, grazie, buonasera. Te come stai? Allora. Vediamo un po'. Buonanotte Robidei, a prestissimo. Ci vediamo presto. Tanto raga, ora sono in live. Ci vediamo. Mario, al viso. Io preferisco continuare a vedere slot nuovi. Mio nonno diceva che piano piano passava lontano, esatto. Vabbè dai, consigliatemi la prossima slot, una nuova. Quella che mi hai detto prima, Mario, qual era? Che mi hai detto tre volte, mi dimentico sempre. Scusate, ho la memoria a breve termine un po' bruciata. Grande Roberta. Dinamite Boost, ok, la facciamo dopo. Alla prossima slot, la Dynamite Boost, se ci sta, la facciamo. Vabbè, Sportico, tanto la rifaremo la Beast. Ok. Eye of the Panda. È bella tosta anche la Eye of the Panda. Dimezzato. Dimezzato.
Dynamite Boost, me lo devo ricordare. Perché nuova, magari nel book in cui giochi potrebbe ancora non esserci. No, infatti ci stava, ma ci guardiamo. E mai facciamo un'altra. Ricordate di alzare il pollice su, grazie, grande Roberto, amici. Rascettino a 300 like, non sarebbe male chiudere con i 300 likeini. Il ritorno dantesco. Madonna, raga, c'ho i peli del gatto dappertutto. Ah, flughi. A mangiare, obiettivo. E Thunder Kick e Anno Limit sono progettati per uccidere. Amici, seguiteci su Kick. Mi raccomando, basta un click su Kick. Pazzesco. Sì, io mi ricordo, raga, una sera, una delle serate peggiori a livello di saldo con Merlino in live con la Hot Potato. La Hot Potato, un bonus da 2300 euro lean, siamo andati tutto. Buonasera Dante, la serissima non l'abbiamo fatta, si potrebbe fare come ringraziamento per Dante la sua live, grazie Roberta. Nice. Il gatto, raga, bah. Dugli. Io non sono spazzolato per un po' saponette. Uva. Potresti sparare. Potresti sparare. Potresti sparare grosso. Ha riattivato. Spara grosso pure. Forse, raga, si sta aprendo, ci stanno dando segnali. Occhi puntati. Ah. Lui, sì, sei tu, vieni. Vieni su. Dai. Sculiamola. Sculiamola. Madonna. Che puntata. Dai, però. Una seria. Ok. Saponette. Cocomeri. Peccato. Peccato che prima al DG parlavano del riferimento di una vita e misterio. Fedele capra. Cosa? Non l'ho capita. Una vite come questa, per caso? Era una vite che assomigliava a questa. Saponetta. Insistiamo. Tan 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 tan. Ma comunque non mi avete risposto, ma siete iscritti su Kick? Ci seguite su Kick, amici? Beh? I viola, però. Parapaparà! Dynamite Boost. Mi devo scordare il nome. Ma vaffanculo! Scusate. Con due. Che maledetta. Sei mangiata il percento, raga. Sei mangiata il percento. Ma va a cagare. Ingorda. Oh. Ce l'hai fatta maledetta. Ti sei a caccia di redenzione. Ha sparato un bel per 95 per farsi perdonare. Ancora una volta, quando tutto sembrava perduto.
pragmatico, comunque. Stanno salvando. Mamma mia, che fatiche! Le fatiche dantesche! Quanti. 8 spin ancora! Fanne un'altra, le pagata! Guarda, allora, che ti stanno dei pragmati! Ci hanno pagato solo due pragmati stasera. Oh, l'uva! Ma no! Cazzo! Vabbè, altri 100 euro. Ok. Però insisti tu. Sì, le banane. Oh, attenzione la Sweet Bonanza, amici. Occhi puntati! Occhi puntati della Sweet Bonanza che ci vuole dare soddisfazioni. Abbiamo fatto bene a cambiarla. Sto andando da tutto il vicinato a svegliarli per farmi mettere like. Grande Sporticus. Metti il link. Amici, abbiamo fatto bene a cambiare e andare alla Sweet Bonanza. Eccola, insistiscila. Madonna. Finalmente, si vola. È stata un'ottima scelta. È stata un'ottima scelta, si torna ai 1500. Maledetta. È stata un'ottima scelta della Sweet Bonanza, un po' a caso, l'ho buttata lì. Banane. Mo spari. Nice. Occhi puntati, amici. Occhi puntati, attenzione. La Sweet Bonanza vuole cacare. La Sweet Bonanza vuole cacare. Ci vuole dare, ci vuole portare in plus. Altri 500. Ma metto due, amici. Andiamo. Ci ha sparato quel percento, l'avevo vista brutta. Li attiva pure. Titan, buonanotte, sempre un piacere, ci vediamo presto. Hai capito? Dai, insistisci. Guarda, le banane. Le banane, le prugne. Nice. I verdi? Oh, insisti? Oh, hai capito? Hai capito la Sweet Bonanza come caca? Occhi puntati, amici, chiudiamo il plus in una serata incredibile. Un ritorno incredibile, amici, gigantesco. Guarda là, due bonus di fila che pagano, incredibile. Mo, mangia. Banane. È aperta, ma io dopo questa la mollo. Anch'io voglio cacare. Quante spin ancora? Uno. E due, ora. Hai capito, amici? Hai capito? Raga, io l'abbandono però, perché ha pagato 2000 euro in... Ha pagato 2000 euro in due bonus praticamente. Ciao Dante, è un culo dantesco, grande, felice. Io penso che sia inutile insistire dopo che ha pagato così. No? Non trovate? Fai l'ultimo. Andiamo, Simone, facciamo l'ultimo e poi andiamo alla Dynamite. Ok, la ponete? Questo mangio, raga, dai, per forza. Banane. Cioè, ne paga 3 di fila. Penso sia più lungo che la. Defeca tutto. Oh, il saponetto non le paga stasera. Sì. Artan, buonasera, carissimo. Ben ritrovato, molto bene, grazie. Te come stai? Ma vaffanculo di nuovo. Alziamo il dito d'ascolto. Amici, se siete appena sintonizzati, mettete like e soprattutto iscrivetevi al nostro canale Kick se non l'avete ancora fatto. Ci sono in live in questo momento Luca e Antonio. Ah sì, raga, ma... Un po' che ha pagato, non paga più, no?
secondo me. Abbiamo visto quella madama prima pure, ha pagato e poi si è mangiata così 500 euro. Dopo che ha pagato due bonus di vita, raga, secondo me. Riattiva almeno. Vabbè, ne ho fatto un altro, raga, vediamo l'ultimo. Stavamo... Uva. Ma dai, non ci credo che non hai messo niente. Amici, controllate di aver messo like. Basta un click, amici, cerchiamo di arrivare a 300 prima della chiusura. Alziamo l'ultimo ultimo. Raga, io la alzo. Vale, per una bet 3. Giusto perché vi voglio bene. Però è inutile, raga. Andiamo a farci del male. Insisti. Insisti. È sugosissimo. Dai, smentiscimi. 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 Ma guarda la mela mancava. Ah, ha pagato una... Vedi Sporticus? A dimostrare ancora che quando pagano due fila, secondo me bisogna scappare, dai. Dynamite. Non la vedo. Non la vedo. Secondo me possiamo chiudere una slot dantesca. È finito il sugo. Ultima 300. L'ho preso 300. Possiamo chiudere con una slot dantesca, che ne dite? O no? Allora, questa ancora non ha pagato manco mezza volta. Quindi sarà il caso che paghi stasera. Che ne dite? La Gears of War, raga, la facciamo la prossima volta senza ombra di dubbio. È tra quelle che voglio assolutamente provare. Ah, non c'è l'audio? Come mai? Come mai? Comunque, amici, ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi anche al canale YouTube Slot All Stars. È tempo dell'euforia. L'euforia, raga, prima o poi la faccio, ve lo giuro. La slot bannata. Un bonus alla Forge. Ma no, la Forge, raga, è bannata da me. No, la Forge non è bannata. È la... La Zeus contro Hades che è bannata. La Forge non è bannata. Bei tempi, sì. Mettilo. Non so, sta coin up. Ma da quando fa sta roba la coin up? Oh. Ma la viola c'è. Quando è che fa sta roba, raga? La Vulcano non ha mai fatta una roba del genere. Mettila. Che ti inventi qua? Ovviamente. Collect. Sempre più basso. Allora la moneta. Ha cacato la moneta. Butta via comunque.
Butta via, amici, butta via. 444. E si va, ci ridà tutto quello che sarà mangiato prima. Finalmente anche la coin ci dà qualche piccola soddisfazione, amici. Comunque, chi va piano va sano e va lontano. Buono sì, buono sì. Ma non sapevo che ci avesse sta funzione che ti caca le monete, ti attiva il bonus. È stata una serata, una sessione diesel stasera, raga. Una sessione diesel è stata. Siamo partiti con gli schiaffi, poi per fortuna la madama ci ha dato soddisfazioni. Mettilo. Certo che se giochiamo questa la coin grande, dici, speriamo di prenderlo qua invece che la coin vulcano. Invece che la coin vulcano. Mettiamo? Cosa da pazzi, proviamo a 10. Boh. Ma piuttosto mi compro un bonus. Meglio questo bet, anche secondo me. Piuttosto ne compro un bonus da un'altra parte. Oppure ci teniamo il saldo per la prossima live, che immagino sarà martedì, adesso vediamo. Andiamo a spaccare tutto. Forge. Proviamo a prendere un bonus alla Forge. Uno secco però, eh. Ci sto. Sfida accettata. Valerio Ritondo, buonasera! Buonasera! Ne prendiamo uno. Come va? Va. Castle of Fire. Amici, intanto ci rimane arrivare a 300 likes prima della fine della live. Se vi va, basta un click. Questa è maledetta però, eh. Questo è un po' quanto costa il bonus. Costa tipo un'eresia. Non ha senso. Nuki, sei venuta qui per cosa? Per questo bonus finale? Ah, la serissima, vero Maria? Ok, ne hai messi comunque 6. Allora, l'unico bonus della Forge ci fa partire con un piccolo... Tu chi? Sei venuta qui perché stiamo per fare la max win? Oppure... vediamo che Neon, hai visto che se posso accontento. Ma vediamo, 20 spin di fuoco, amici, ultimo bonus probabilmente della serata. Occhi puntati, cliccate, cliccate. pazientiamo. No, se sono rimani un bonifico. E se, se perdo invece? Martella. Madonna di addio pure. Ok. È già rientrato con gli interessi. Capiamo, occhi puntati all'ultimo volo della serata, quindi. Volume altissimo. Riattiva.
apposta di schemi. Certo. Martelli puntati. Metti le coppie. Ma ne mancava una. Come va Valerio comunque? Ben ritrovato. Dai, riattiva almeno una volta. Beh. Inzi blu. Riattiva. Ah, peccato. Tutto bene, bene, bene. Hai capito, la forge. Martella subito. Martella subito. Martella. Ma non una martella adesso. Martella! Porco due. Madonna se martella adesso è finita. Ma va a cagare. Tremenda questa comunque, raga, eh. Ci avrò vinto mezza volta. Ma riattivassi. Coppie spari? Spara. Ti pesa il braccio, maledetto? Vabbè. Non ci lamentiamo, ci ha riportato 2126. Amici, prendiamo un bonus. Non lo prendo un altro. Io ve lo dico. Abbiamo un bonus alla serissima e andiamo a ninne, raga, perché io domattina lavoro. Andiamo a prendere l'ultimo bonus, amici, prima di andare a dormire. E via. Pragmatic. Comunque veramente pragmatic stasera. Si è andata pragmatica. Amici, ultimi like, ultimo rush, ultimo bonus, ultima call, amici, per iscrivervi al canale All Stars e per seguirci su Kick, mi raccomando. E ora agglomera. Ma guarda tu quei blu. Mannaggia i piedi. Ok. Neon, non offendere. Ah, non avevo manco letto. Spero abbiamo sbagliato a scrivere. Sì, sì, ma infatti teniamo il saldo. Facendo in viola. Brava. Marco, sta andando bene. Era iniziata malissimo. Ora siamo in plus. È stata una serata molto disa, l'abbiamo recuperato tutto con gli interessi. L'avevamo vista brutta a un certo punto. Va bene. Buonanotte Michele, a presto. Raga, ci vediamo sicuramente martedì. Non era un'offesa a fesso per dare attenzione alle pragmatiche, non mi permetterei mai. Non ho capito, ma tranquillo. Una quadratina? No, l'ha messa sull'altro lato, maledetto. Buonanotte Roberta, ci vediamo presto. Ma guarda come ha agglomerato alla fine. Ma noi gialli ci stavano tanto bene lì. Andro giallo lì? Andro giallo? Vabbè, vabbè. Poteva andare peggio. Ha mangiato qualcosina, ma poteva andare peggio. Amici, io vi ringrazio di cuore per la compagnia che avete fatto stasera. Sono super felice di essere tornato. Ci vedremo adesso molto molto spesso, perché torno a fare live con la frequenza solita.
Ci vediamo sicuramente martedì. Io vi ricordo che se non avete messo like, se vi va di metterlo, se vi va di supportarci ulteriormente, ricordatevi che escono i video tutti i giorni su questo canale e anche sul canale piccolo, a mezzogiorno sul canale piccolo e qua sul canale questo Merlin and Friends, cioè Luke e Merlin, a mezzogiorno, e Merlin and Friends alle 18. Quindi se ci volete supportare mettete tanti like anche ai video. Dante, se avessi la stessa fortuna nel gioco di gestione delle slot, tu avrei risparmiato media. Ma bisogna stare attenti. Quindi raga, noi ci vediamo martedì sera per sfondare qualcos'altro insieme. Vi ricordo come ultima cosa che se non siete iscritti al canale Slot All Stars, nuovo progetto, mi raccomando, andate ad iscrivervi e assolutamente seguiteci su Kick, amici, perché su Kick facciamo sempre le live là, quindi ci vedete là. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Se non conoscete la piattaforma è davvero semplice iscrivervi, quindi andate a farlo, perché noi siamo sempre in live lì e c'è la qualità migliore proprio perché è una piattaforma che è dedicata allo streaming, non come YouTube. Quindi raga, io vi ringrazio ancora per la compagnia, noi ci vediamo nei prossimi giorni, grazie ancora, buonanotte, ciao ciao. We'll be right back.